Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, Presidente. Il segretario mi dice che c'è il numero legale, pertanto dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta. Ecco, qui avrei dovuto chiedere chi mi avrebbe garantito. Posso? Bene, allora, Marco Bonazza. Giacomo Manfrin. Consigliere Solarino, lei garantisce la presenza in modo continuativo? Bene. Sofia Solarino. La presenza è importante al momento delle votazioni, soprattutto. Bene, poi ho ricevuto delle comunicazioni da alcuni consiglieri per quanto riguarda le assenze e i ritardi. E comunque io comunico chi non sarà presente per alcune, o in mattinato, o nel pomeriggio, o per tutto il giorno. Il consigliere Gregorio Martino, consigliere Walter De Bortoli, Alvise Charmè, Francesco Ribetti, che è presente adesso, consigliere Tavella, consigliere Orsola Chieradia e consigliere Franco Dalmas. Sono in ritardo, arriveranno in ritardo oppure dovranno assentarsi, non ci saranno un pomeriggio queste sedute. Comunico che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Do la parola al consigliere Freschi, che mi ha chiesto di poter fare un breve intervento. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Soltanto un attimo per portare, come penso il Consiglio è a conoscenza, per ricordare che ieri è venuta una pesante tragedia che riguarda gli studenti Erasmus in quel della Spagna. Ecco, non chiedo in questo momento il minuto di silenzio perché i contorni di questa vicenda ancora non sono chiari, non si conoscono neanche i nomi delle vittime, si parla di 7 ragazze italiane, di molti feriti, di 13 ragazze morte appartenenti a 19-20 nazionalità diverse. Ecco, mi pare però giusto che iniziamo questo Consiglio ricordando che ci sono famiglie che stanno vivendo un momento drammatico, difficile, e sono anche famiglie del nostro paese. Ecco, magari ci riserviamo, quando avremo i contorni più chiari di questa vicenda, di dedicare un momento di maggior approfondimento. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Bene, allora, gli argomenti all'ordine del giorno per quanto riguarda i lavori di questo Consiglio saranno la proposta numero 7/2016, approvazione del nuovo piano regolatore generale comunale, e con esame e accoglimento delle riserve regionali, contraddizioni, le osservazioni e opposizioni pervenute. Dopodiché ci sarà la proposta numero 8/2016, approvazione del regolamento per l'attribuzione e gestione dei diritti volumetrici. La conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, che si è riunita lo scorso martedì, ha deliberato il seguente ordine dei lavori. Allora, verranno illustrate dall'assessore Toffolo le riserve regionali, nonché le deduzioni dell'amministrazione comunale. Dopodiché apriremo la fase di chiarimenti. Al termine della fase di chiarimenti apriremo la discussione. Una discussione che prevede un intervento unico per consigliere, pertanto non primo e secondo intervento, ma un intervento unico di una durata massima di 30 minuti. Dopodiché passeremo all'illustrazione delle osservazioni dei privati e le proposte dell'amministrazione, e questo esame verrà fatto per blocchi.
Ciò vuol dire, voi sapete che le osservazioni sono state raggruppate per blocchi, ogni blocco è stato attribuito una lettera dell'alfabeto, esamineremo per blocchi le osservazioni. Alla fine dell'illustrazione di ogni blocco, poi l'assessore Toffolo si aprirà la fase di richieste di chiarimenti e al termine di questa fase si passerà al blocco successivo e così via, fino a quando si chiuderà la fase di illustrazione e chiarimenti. Dopodiché apriremo la discussione generale, pertanto con i tempi raddoppiati, pertanto 30 minuti per il primo intervento e 10 minuti per il secondo intervento, dopodiché ci sarà una replica da parte dell'amministrazione se lo riterrà opportuno e necessario e dopodiché si passerà alle dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto rimangono sempre con la durata, quella ordinaria, 5 minuti, perché il regolamento non prevede il raddoppio. Per quanto riguarda le votazioni, vi dico questo. Bisogna votare ogni osservazione, pertanto le osservazioni sono, mi sembra, 169? 168, perciò teoricamente dovrebbero essere 168 votazioni. Però se tutto il Consiglio all'unanimità decide di votare per blocchi, a questo punto si può votare anche per blocchi e non ogni singola osservazione. Questo lo decideremo più avanti. Ecco, in merito alle richieste che erano emerse durante la conferenza dei presidenti per quanto riguarda l'efficacia delle votazioni, soprattutto nel caso di votazioni che non raggiungano la maggioranza e che abbiano per oggetto le osservazioni, diciamo, non accolte dall'amministrazione, il segretario aveva promesso un chiarimento. Il chiarimento c'è stato, adesso è stato prodotto dal segretario in forma scritta, adesso verrà distribuito a tutti i consiglieri, dove vengono, non so, lo dico io, lo dice lei? Dove viene spiegato intanto, come posso dire, la portata di questa fase, l'efficacia o comunque la natura delle osservazioni al piano regolatore che noi abbiamo adottato e dopodiché vengono spiegati anche gli effetti delle varie votazioni. Adesso lo distribuiamo, se ci sono dei dubbi ovviamente il segretario è qui a disposizione, pertanto. Sì, diciamo che questo è importante soprattutto prima delle votazioni, quando si capisce che cosa accade per le nostre. Ma comunque lo faremo oggi. Beh, comunque potete distribuirlo per cortesia. Diciamo che il segretario avrebbe vuole illustrarlo veramente così brevemente. Sì, devo dire. Allora, rispetto a alcune perplessità emerse in conferenza Capigruppo, io ho sentito anche tramite i nostri uffici, gli uffici regionali di pianificazione che hanno un po' più di casistica su questi temi, per cui poi vi ho redatto un documento che parte dalle norme di riferimento alla giurisprudenza e poi un passaggio sulla tipologia e quindi delle osservazioni, quale non istanza sostanzialmente, perché le osservazioni sono delle proposte collaborative, quindi sono delle proposte e non delle istanze, e poi alcune casistiche di voto. In sintesi, è ovvio che a parte casi rari in cui, che poi vedremo se ce ne sono, di osservazioni che sono puntuali, che prevedono già, no, anche le modifiche conseguenti al piano regolatore, su tutto il resto è necessaria un'istruttoria. Quindi, ed è su quell'istruttoria e sulle conseguenti modifiche al piano che il Consiglio si pronuncia. Se c'è una bocciatura, quindi una non approvazione della proposta comunale, quello che accade è che il piano precedente non si modifica, cioè né in un senso né nell'altro, cioè non esiste una forma di bocciatura di
diciamo, di non voto sull'osservazione, di non pronunciamento sull'osservazione che crei comunque una modifica al piano regolatore. Ribadisco anche che sono possibili invece emendamenti al documento tecnico, che ovviamente che andranno comunque istruiti, quindi qui abbiamo la struttura tecnica del comune e il redattore del piano che saranno disponibili per tutte le giornate per confrontarsi e per eventualmente dare dei pareri di compatibilità sulle proposte di emendamento. Comunque dico, il testo è lì, forse magari un approfondimento, se volete lo possiamo anche dedicare decidete voi quando, insomma, cioè per me non... Quindi se non ho capito male quello che ha detto il segretario, permesso che devo ancora leggere il documento perché aspettavo me lo spiegasse a voce. In ipotesi in cui l'osservazione presentata dal cittadino non trovi accoglimento dalla parte di quella verifica fatta dall'amministrazione e in sede di votazione del Consiglio dovesse essere tra virgolette approvata l'osservazione, o bocciata la controosservazione, la replica dell'amministrazione, lei dice in quel caso nulla cade, resta vigente il vecchio piano, però è necessaria allora una modifica sul nuovo o viene stralciata come, cioè, quello che non capisco è questo: se come era emerso in capigruppo, ripeto non l'ho letto, allora è proprio per quello, allora o ci date 10 minuti, me la leggo, alzo una manina, vi spiego e chiedo, faccio domande e chiarimenti, non potete, scusi, grazie. Allora prima sostanzialmente avevo richiamato anche secondo giurisprudenza l'obbligo comunque di istruire ogni osservazione, e questo è avvenuto. No? Casistiche: se una scheda di istruttoria di un'osservazione con relativa proposta di qualsiasi natura sia essa, di accoglimento parziale o di non accoglimento, risultasse non approvata dal Consiglio Comunale, avrebbe come conseguenza che nessuna modifica allo strumento urbanistico adottato verrebbe apportata in sede di approvazione definitiva, che è questa sede. Qualora la proposta non approvata fosse stata di accoglimento e pertanto risultassero già apportate le modifiche al progetto di piano regolatore depositato agli atti, ne conseguirebbe concretamente che tali modifiche dovrebbero essere espunte dal documento tecnico, tavole e norme, da legarsi al provvedimento consigliare finale e inviarsi all'amministrazione regionale per la verifica e definitiva approvazione ed entrata in vigore. Se invece a non essere approvata fosse una proposta di non accoglimento dell'osservazione, la mancata approvazione avrebbe la stessa valenza giuridica dell'approvazione, dell'approvazione di non accoglimento, perché nessuna modifica viene apportata allo strumento urbanistico in esame per l'approvazione definitiva rispetto alla versione precedentemente adottata. Quindi concludo ricordando che le proposte delle osservazioni di privati, così come le risposte alle riserve regionali, costituiscono di fatto emendamenti allo strumento urbanistico adottato nel caso apportino modifiche. Tuttavia, quello che conta è il voto finale sull'intero strumento urbanistico, così come modificato dalla risposta sulle riserve e dalle schede tecniche di accoglimento parziale o integrale delle osservazioni. Questo in termini di casistiche. Le motivazioni perché arrivo a questa valutazione sono prima, cioè sulla nozione di non istanza, cioè le osservazioni non sono istanze. Che è quello che abbiamo adottato, certo, quello... Sì. Io mi scuso con i colleghi se faccio perdere tempo, sarò limitato io, ma non capisco una cosa. Allora, la legge prevede che il privato possa fare osservazioni. Lei dice, il privato fa le osservazioni, l'amministrazione dà le sue risposte, visto che deve votare il Consiglio e voi qua fate l'assimilazione all'emendamento, il Consiglio vota contro l'osservazione dell'amministrazione. E quindi implicitamente, aggiungo io, forse in maniera errata, a favore dell'osservazione, vota contro, se noi votiamo contro quello che ci dice
l'amministrazione implicitamente accogliamo l'osservazione, lei mi dice era tanto vale, evitavamo di presentarla perché tanto non ha effetti sul piano. Cioè, allora io faccio una domanda specifica, come fa il cittadino a far approvare dal Consiglio Comunale una sua osservazione? Perché se lei mi dice che anche noi bocciando la replica dell'amministrazione lo stesso non riusciamo ad incidere accogliendola quell'osservazione, mi spiega uno perché la legge ha previsto la possibilità di fare osservazioni e due qual è lo strumento tecnico che il cittadino ha a disposizione per farsi approvare un'osservazione al piano regolatore? Quando mi dà queste due risposte io sono una persona contenta e posso votare in maniera perché non riesco a capirlo, cioè o la legge non mi dà la possibilità di fare osservazioni perché dice il Consiglio Comunale ha approvato questo, caro cittadino incartatelo, problemi tuoi la prossima volta che vai a votare ci pensi, oppure se mi dà la possibilità di fare osservazioni in qualche maniera bisogna dare una risposta al cittadino, non è possibile che tan qua non esse, cioè non ci arrivo a capirlo, scusatemi. Allora le leggo il passaggio della mezza pagina precedente, così. Come volete, per me è indifferente. Sì, ma che sospendere per forse è meglio se vi chiarite nell'immediatezza. Allora non vorrei che un po' alla volta poi andiamo a leggere tutto a ritroso, no? Quindi. Come volete. Lo leggiamo tutto? Allora, nel corso dell'ultima seduta della conferenza dei capigruppo consigliari sono stati espressi dubbi sulle modalità proposte di conduzione dei lavori e di votazione da utilizzare in occasione della prossima seduta consigliare, con particolare riferimento all'esame delle osservazioni dei privati, virgola, alla valutazione della proposta tecnica dell'amministrazione comunale, virgola, agli effetti giuridici di eventuali mancate approvazioni della proposta comunale che accolga parzialmente o non accolga una osservazione, nonché al diritto dell'osservante a ottenere una risposta dal Consiglio Comunale. Questo era il tema che era emerso in conferenza. Quindi, se non ricordo male, si è addirittura ipotizzato che la mancata approvazione del documento tecnico di risposta all'osservazione contenente una proposta di non accoglimento avrebbe comportato un automatico accoglimento. No? Questo, quindi anticipo che non è così. Sentiti anche informalmente gli uffici regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, vado a delineare i riferimenti normativi e giurisprudenziali nel caso di specie. Riferimenti normativi. Il quadro di riferimento vigente sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di osservazione degli strumenti urbanistici è sinteticamente definito dal comma 15 dell'articolo 63 della legge regionale 5/2007, che si riporta: qualora siano state formulate riserve dalla giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio Comunale si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, no? Ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui il comma 3 lettera A, ovvero le intese di cui al comma 13 non siano state raggiunte. Si tratta previamente quindi di individuare cosa intende il legislatore per pronuncia motivata, no? E ciò se sussista un obbligo puntuale di puntuale risposta a un'istanza o sia sufficiente una generale valutazione della proposta. Sulla valenza di semplice apporto collaborativo delle osservazioni agli strumenti urbanistici adottati e non di istanza rituale, che darebbe luogo a peculiari aspettative giuridicamente protette, vi è copiosa giurisprudenza, oltre a alcuni passaggi sulla legge madre del procedimento amministrativo, la 241/90. Sotto il profilo del procedimento occorre ricordare che l'articolo 13, primo comma della legge 241 del 90, recita testualmente: le disposizioni contenute nel presente capo, si tratta del capo terzo, intitolato partecipazione al procedimento amministrativo, non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Noi siamo in fase di pianificazione. La giurisprudenza
largamente prevalente, sostiene che il rigetto o accoglimento parziale non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore e della sua variante. Per esempio, la sezione prima del Consiglio di Stato, ad un'ansia di sezione del 3 dicembre 2014, che si è espressa con un parere su un ricorso straordinario del Presidente della Repubblica, ha espresso il seguente parere: la pianificazione urbanistica implica valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative degli interessi pubblici in gioco che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti di fatti, illogicità o irragionevolezze. Tale potere non è limitato solo alla disciplina coordinata dell'edificazione dei suoli, ma per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree è finalizzato a realizzare anche sviluppi economici e sociali della comunità locale nel suo complesso, con riflessi qualora limitativi qualvolta limitativi degli interessi dei singoli proprietari di aree. Quindi le scelte in concreto effettuate con detti obiettivi e interessi pubblici agli stessi immanenti devono corrispondere ai scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio. Quindi le osservazioni formulate dai proprietari interessate in sede di formulazione degli strumenti urbanistici costituiscono un mero apporto collaborativo e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante. Quindi questo Consiglio di Stato è cita, no, quindi lo riprende in questo parere dal Consiglio di Stato 2973 del 2014. Quindi ho preso qualche straccio di qualche altra sentenza, ma è sostanzialmente unanime la linea. Vedasi anche il Consiglio di Stato, quarta sezione, numero 601 del 2014, e molte altre. Cito qualche passaggio. Occorre ricordare che l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui le scelte effettuate incidono su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative, e di carattere generale risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata. Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 novembre 2008, numero 5478. Così come nell'ambito del procedimento volto all'adozione dello strumento urbanistico non occorre controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione o posizione. Consiglio di Stato, numero 2710-2012. A supporto della natura di non istanza delle osservazioni sorregge anche l'Agenzia delle Entrate, solitamente implacabile sull'applicazione della legge sul bollo. La stessa ha avuto modo di precisare con risoluzione numero 76 del marzo 2003 la non applicabilità di detta imposta alle osservazioni, al piano strutturale, al regolamento urbanistico, alle varianti urbanistiche in generale, rilevando la non riconducibilità delle predette osservazioni alla nozione di stanza, per la quale invece l'imposta di bollo è prevista. Ciò significa che ovviamente ogni osservazione deve essere istruita e valutata, ma non in una logica e con gli obblighi stringenti di endoprocedimento amministrativo, bensì di valutazione di un apporto propositivo da tenere in considerazione con riferimento alla coerenza, alle direttive e all'impianto complessivo del progetto dello strumento urbanistico di cui trattasi. Quindi l'amministrazione comunale non può esimersi da un'istruttoria e da una proposta, sia essa di accoglimento, di parziale accoglimento o di non accoglimento, ma non ha obblighi di puntuale risposta a ogni cittadino. Sulle modalità di voto e sulle conseguenze della mancata approvazione di una scheda di esame delle osservazioni. Pertanto la problematica quindi si sposta sul piano prettamente tecnico-amministrativo della casistica e natura di un eventuale voto di non approvazione della istruttoria che dia risposta a un'osservazione. Quindi il tema dell'effetto giuridico di un voto che non raggiunga il quorum della maggioranza, ovvero che non approvi la proposta dell'amministrazione. È necessario ancora una breve premessa. Le osservazioni dello strumento urbanistico, per essere accolte, ovvero qualora accolte parzialmente, necessitano del contestuale intervento di integrazione al medesimo progetto di pianificazione, mediante puntuali modifiche alle norme di attuazione o alle tavole grafiche di zonizzazione, o entrambe le modifiche. Pertanto, per dare efficacia all'accoglimento di un'osservazione, è necessario integrare lo strumento urbanistico precedentemente adottato, quindi quello adottato nella seduta precedente, in fase di adozione, e in questa fase in regime di salvaguardia. Al contrario, una semplice volontà di accoglimento votata dal Consiglio Comunale senza le conseguenti integrazioni non riuscirebbe a produrre effetti giuridici. Espongo un esempio.
Se un'osservazione chiede per un dato terreno sia modificata la direzione urbanistica da verde privato a inedificabile, che è uno dei casi che capita abbastanza spesso, a edificabile, un eventuale voto favorevole del Consiglio senza modifica della tavola di zonizzazione che inserisca il terreno in una data classificazione, non so, B, 3, 4, C o altro, e che rinvia a sua volta univocamente alla norma di attuazione, tale da assegnare all'area un indice di edificabilità, limiti di altezza e distanza, eccetera, rende non efficace la decisione. Diventa un mero intento. No? Da ciò ne consegue che ogni osservazione deve essere istruita e corredata da un documento tecnico che si esprima sia sulla compatibilità tecnica che sulla coerenza con i profili generali e i criteri che sorreggono le scelte dello strumento urbanistico. E nel caso di compatibilità e proposta di accoglimento parziale o completo, indichi anche le conseguenti modificazioni grafiche e normative allo strumento urbanistico in approvazione. Ciò significa che è corretto che il Consiglio Comunale sia chiamato a pronunciarsi sull'istruttoria tecnica e sulla proposta dell'amministrazione riferita a ogni singola osservazione e non sull'osservazione in sé. Ovviamente, e qui c'è la soluzione, il Consiglio Comunale può emendare tale proposta previa contestuale verifica e istruttoria tecnica degli uffici e del redattore dello strumento urbanistico. In tal senso gli stessi saranno sempre presenti durante i lavori del Consiglio per assicurare tale supporto. Quello è il modo per dare una risposta. Cioè, il Consiglio Comunale non è d'accordo sulla proposta dell'amministrazione, ne fa un'alternativa, quindi emenda, no? propone una soluzione, tenta di emendare quella, poi ne propone un'alternativa e si va a votare, si boccia una e si approva l'altra. No? Però deve essere una proposta che ha anche i contenuti tecnici col supporto degli uffici. E dopo vado sia le casistiche che vi ho già letto prima, insomma, quindi anche siamo partiti alla fine, ma quindi le casistiche, cosa accade se il Consiglio Comunale non approva un non accoglimento oppure non approva un accoglimento parziale o non approva un accoglimento totale. Bene. Questa è la mia, è un parere. Dopo. Parere fondato. Bene. Ho capito. Va bene, scusate, adesso ecco mi. Sì. Date per cortesia la parola alla consigliera Piccin. Un attimo, perché si è stato staccato qualcosa. Sì, un attimo. Scusate, nel frattempo comunico al Consiglio una decisione presa sempre in conferenza capigruppo per quanto riguarda i tempi del Consiglio. Allora, il Consiglio lunedì mattina dalle 9 alle 13, poi alle 13 sarà un'interruzione fino alle 14.30 e poi si ricominceranno i lavori e termineranno alle 22.30. Domani pomeriggio si inizierà alle 15 e si terminerà alle 22.30 e mercoledì pomeriggio si inizierà alle 15 e andremo ad oltranza, ovviamente se sarà necessario. Questo non so. È sottinteso. Ma cosa è successo? Non basta rimetterlo. Non è sufficiente ricollegarlo. Qual è il problema? Prova. Scusa Martina. Zuma. Ah, si è staccato. Zuma sta tirando. Non posso. Pronto, prova. Può provare qui. Chi è? Magari parlando. Sì. Posso, Presidente? Grazie.
Allora, sì, chiedo scusa, segretario, perché sono arrivata un po' in ritardo e quindi non ho seguito tutto, però so che questa questione scaturisce da una riunione di capigruppo, no, un po' come dire, che ha richiesto approfondimenti. Io ho una domanda secca, perché non l'ho capita, e rimango rispetto, cioè ho letto qui, ma rimango come dire, non mi trovo perfettamente allineata e non so se ho capito bene. La domanda è, una osservazione ed una istruzione successiva, istruttoria tecnica fatta dal comune, cioè le schede, l'osservazione 25, l'amministrazione dice non va bene. Lei qui dice sostanzialmente questa può essere approvata così com'è, se però non viene approvata dal Consiglio, viene sostanzialmente deve essere emendata, ma ci può essere anche il caso nel quale il Consiglio si esprime e dica no, la 25 a noi non va bene e quindi vota contro. Okay? Se non c'è nessun emendamento, che cosa accade? Allora, la casistica è questa, se non viene approvata una proposta di non accoglimento, quindi di non accoglimento. Sì. Eh no, dipende, cambia. Perché? Allora, se viene bocciata una proposta di accoglimento, no? Poiché la proposta di accoglimento è già accompagnata dalle modifiche alle tavole di zonizzazione e alle norme di attuazione, decadono quelle modifiche rispetto alle norme di attuazione e alle tavole adottate in sede di adozione, quindi decadono, quindi vuol dire che io devo chiedere al redattore appena approvata la seduta di correggere le tavole, perché io allego la tavola senza la modifica. Se invece è, no, cioè una proposta di non accoglimento, quindi la tavola e la norma di notizzazione non è stata toccata, no? Perché non c'era proposta, nulla accade. Cioè, nel senso che se io non ho una ulteriore scheda che modifica la norma di attuazione e la tavola per dare risposta a quella osservazione, il piano adottato comunque non viene modificato. Quindi l'approvare o non approvare una proposta di non accoglimento ha lo stesso effetto giuridico. Quindi per evitare il no bisogna che ci sia un sì di qualche natura che va a toccare la norma di attuazione e la tavola di zonizzazione a seconda delle casistiche. Bene, vedo iscritto consigliere Giannelli e consigliere Perfido. No, funzionano. No, adesso funzionano, ma lui parla con... Sì, funziona. Funziona, sì. Allora, premesso che noi qui oggi facciamo un'operazione di pura ratifica di quello che ha deciso l'amministrazione e la maggioranza in sede di commissione. Perché, come ha detto giustamente il segretario, interpretando i dettati dell'articolo 15, mi pare, della legge 5/2007, se il Consiglio Comunale dovesse decidere che in quella data osservazione ha ragione il cittadino e quindi decide di modificare e dire no, la accogliamo, va da sé che i tecnici dovrebbero andare in ufficio, modificare la zonizzazione, modificare le norme tecniche di attuazione se è il caso, stampare o comunque produrre un allegato identico, se no quello che decidiamo, giusto segretario? Sì, è inevitabile.
perché a supporto del dettato di quello che si decide in consiglio ci deve essere pari documento grafico, la zonizzazione. Quindi togliamoci dalla testa l'idea che qui noi decidiamo qualcosa. Qui purtroppo ratifichiamo quello che hanno deciso, che ha deciso la maggioranza. Sì, sì, dopo facciamola, però voglio dire, vorrei che fosse chiaro per tutti che il Consiglio Comunale non è un organo deliberante, ma dal mio punto di vista ratifica semplicemente quello che è già deciso. Perché figuriamoci che adesso noi cominciamo a dire no, qua si potrebbe cambiare, no, ha ragione Toni, ha ragione Meni, no, meglio Tite Garasù. Non esiste. Sgombrato questo, io so che per... No, voglio dire, perché è fondamentale questo. Qualora le modifiche che apporta, diciamo, la maggioranza nella revisione del piano in fase di osservazioni e opposizioni e con preciso riferimento a quelle della regione, se ci sono dei mutamenti sostanziali, il piano va in riadozione. Giusto? Giusto? Ok. Vi leggo cosa scrive. No. No, ma scusi, consigliere. Perfetto, ma questo è un contributo a no, quello in che in ordine a quello che stiamo dicendo, perché potrò fare un'introduzione o no? Sì, però ma introduzione di che cosa che non capisco? Dal mio punto di vista, voi dovete andare a riadottare il piano prima di approvarlo e vi spiego anche perché. Oh. Adesso. E quando? Ma lo dica, scusi, ma lei non fa riferimento alle sì. riserve regionali? No, sì, esatto. No, è un fatto proprio, cioè no, è una mozione d'ordine, come dire, dal mio punto di vista, voi non potete approvarlo, dovete riadottarlo. Perché sì, ma lei fa riferimento al contenuto della delibera di oggi, cioè al contenuto delle riserve regionali, così, perciò voglio dire, può farlo, però dovrebbe farlo dopo che abbiamo esaminato il contenuto, no, se no andiamo al buio. No, perché noi qui cosa stiamo facendo? Stiamo approvando un piano che dovrebbe essere riadottato, non è possibile. Il parere della Regione pretende che venga chiarito il quadro delle scelte portanti, ok? Scelte che poi sono tradotte nella fase operativa. Attraverso rappresentazioni appropriate e correlate alla zonizzazione, ma soprattutto i limiti all'interno dei quali tali scelte possono essere variate direttamente. L'amministrazione, in sede di approvazione o meno approvazione, perché le riserve regionali non possono che essere approvate, dal nostro punto di vista ha stravolto il piano, perché se no non si capiscono 30 pagine di parere regionale. Quindi il piano deve essere riadottato. Per me è nullo, non può essere approvato, perché l'accoglimento delle osservazioni regionali ha stravolto il piano. Bene. Non abbiamo ancora discusso. Cioè, voglio dire, se, sì, soprattutto per il pubblico, deve ancora conoscere il contenuto delle osservazioni, questo intervento lei, se lo farà successivamente, sarà molto più efficace quando conosceremo di cosa stiamo parlando. Va bene così comunque. Mi dica, no, intervento per? No, mi dica. Sempre chiarimenti su. Però non so come. Sì, dica, funziona. Prego. No. Allora, preso atto della sua risposta, segretario, solo per chiarire una cosa che avevo chiesto anche questa in capigruppo. Quindi lei mi dice che l'osservazione, per essere accolta, l'osservazione del privato, avrebbe bisogno della contestuale modifica delle tavole da attuarsi mediante un emendamento specifico. Bene, quindi ciò implica per forza necessariamente un collegamento tra il cittadino, questa domanda, tra il cittadino che fa l'osservazione e un esponente politico o qualcuno che possa presentare questo emendamento, perché no, perché questo voglio capirlo, perché se lei mi dice che l'unico modo che ha il privato per farsi accogliere l'osservazione è la contestuale presentazione di un emendamento e quindi con l'emendamento, con la modifica tecnica, e che quindi chi può presentare l'emendamento è qualcuno che siede all'interno del Consiglio, allora voglio capire, c'è questo legame inscindibile, me lo conferma o no? E chi la fa l'emendamento? Cioè, mi scusi, perché se lei mi dice che deve essere, che si può approvare, cioè per svolgere effetti concreti l'osservazione del privato,
No, no, non lo capisco. Che... No, no. No, perché lei prima ha detto, scusi, nell'ipotesi, quello... no, nell'ipotesi che lei, negli esempi che lei ha fatto, lei ha detto che se il privato fa l'osservazione, l'amministrazione conclude in una data maniera, dopodiché se non viene accolta la conclusione dell'amministrazione, lei chiede al redattore del piano di andare a modificare le tavole successivamente. Quindi è una cosa che si può fare anche successivamente. Quindi vale anche per il cittadino privato o non vale per il cittadino privato? No, ma giuridicamente il cittadino non può presentare emendamenti, non può. È quello che sto dicendo. Ha presentato delle osservazioni che sono dei suggerimenti. Cioè, abbiamo... Sì, ma giuridicamente il Consiglio di Stato li ha definiti i suggerimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo adottato il piano regolatore. Perfetto. Poi l'abbiamo pubblicato. Perfetto. Allora, la Regione... ha dato lasciamo la sua, la ragione, questo momento mi interessa e i cittadini, ogni cittadino ha presentato delle osservazioni. Queste osservazioni rimangono dei suggerimenti, cioè o il Consiglio Comunale decide di accoglierli, allora come li può accogliere? O l'amministrazione stessa dice no, Consiglio Comunale, io ho dato parere favorevole, perciò vi chiedo di andare a modificare il piano regolatore. E questo non mi interessa. Quando oppure, a me interessa il caso in cui l'amministrazione dice, caro cittadino, della tua osservazione io non te la voglio accogliere, e invece il Consiglio Comunale difformemente da quello che dice l'amministrazione dice, per me l'osservazione del privato cittadino è un'osservazione che merita accoglimento. Sì, ma consigliere... In quel caso cosa succede? Allora, stando a quello che mi dice, no, concludo per vedere se il filologico, stando a quello che dice il segretario, tutto quello che fa il Consiglio Comunale non conta niente, perché tanto dipende, no, e questo voglio capire, perché io continuo a non capire questo punto. Cioè, se l'amministrazione, se noi Consiglio votiamo difformemente dal parere dell'amministrazione, quindi da quelle tavole tecniche già cambiate. Allora, se votiamo in modo difforme e il parere è positivo, non si va a modificare il piano regolatore. Mi sembra di... corretto? Corretto? L'amministrazione ci dice sì, possiamo modificarlo perché abbiamo valutato l'osservazione fondata e ci siamo resi conto che è opportuno modificarlo. Se il Consiglio Comunale boccia perché questa proposta non raggiunge la maggioranza, ovviamente noi non diamo l'autorizzazione alla modifica. E questo è semplice. E questo è semplice. Il caso diverso. Opposto. Se invece c'è un parere negativo, dal momento che viene dato a un'osservazione che è un suggerimento, l'amministrazione diciamo che dà un parere negativo e perciò dice io non vi propongo di modificare il piano regolatore. A questo punto, visto che è un documento. Però il Consiglio, che deve essere a favore. Sottoposto al Consiglio, noi sappiamo che tutti i documenti, le deliberazioni possono essere emendate, ma chi presenta, chi ha il potere e la facoltà? I consiglieri comunali. Quindi lei conviene con me che col cittadino non potrà mai vedersi approvare ma un'osservazione. Ma non può il cittadino, infatti. Ma c'è anche capire questo. Allora, Ma giuridicamente dice che il cittadino non può intervenire, qui non si applica neanche la normativa come no, ovviamente capito, però, ha rappresentato il segretario. Però ci rendiamo conto che è un procedimento aberrante e claudicante. Cioè, credo che sia abbastanza evidente, perché se il cittadino ha necessariamente bisogno del referente politico che gli va a presentare l'emendamento... Ma il cittadino con l'osservazione è al di fuori, che l'amministrazione faccia una riflessione in più, che rivaluti, ma non è che ha un potere. No, io sono d'accordo su... No, attenzione. Prego. No. Non ho altro da dire. È vero che poi la votazione è negativa. Sì, ma allora vede che è privato di senso pratico. È privato di senso pratico il ruolo del Consiglio Comunale, perché se il Consiglio Comunale deve esprimersi su quella che è la risposta dell'amministrazione al... Silenzio. Se il Consiglio Comunale deve esprimersi su quella che è la risposta che l'amministrazione dà all'osservazione del privato, però non può nella pratica, nella sostanza andare ad incidere, perché viene sempre seguito... Perché no? Perché se l'amministrazione mi dice questa osservazione per me non va bene... Perché lei... Per noi Consiglio invece va bene, però non svolge effetti pratici, perché non svolge effetti pratici. Resta lettera morta, quindi è privato, siccome è il procedimento. No, ma consigliere, lei vuole fare un salto, cioè nel senso, e dice, non è possibile, lei vorrebbe che un'osservazione del cittadino diventasse un emendamento automaticamente. Ma non è possibile, scusate, perché, non ma è allora... possibile perché, ma mai è possibile qui in Consiglio. Vale. Poi non dà risposta. Comunque ho preso la risposta, ho capito. Poi, volevo solo la conferma di questo, che secondo me il procedimento è assolutamente buono. Solo una.
Desideravo solo una precisazione, consigliere Ribelli, solo una precisazione. Cioè, vorrei ricordare che il piano regolatore, quindi gli strumenti di pianificazione, sono strumenti di interesse generale, cioè, quindi non danno risposta a domande particolari, no? Per cui il tema è, quindi il Consiglio Comunale può anche emendare, cioè non è che deve disegnare il Consiglio Comunale o un gruppo di consiglieri, può anche descrivere, dice voglio che quell'area lì, propongo che quell'area lì anziché verde diventi edificabile con un indice 1,5 oppure con le regole delle B2, delle B3, no? La struttura tecnica verifica, quindi si possono, cioè poi le correzioni formali vengono fatte tecnicamente successivamente il formale inserimento in tavola, no? Il redattore ci lavora subito nei giorni successivi e via. Noi questa, se ci fossero modifiche anziché adottare un'immediata eseguibilità, facciamo un'adozione normale, abbiamo più tempo per pubblicare, quindi per apportare le modifiche che ci sono, quindi non è che è vietato apportare modifiche, bisogna descriverle. No, allora, bene. Scusi, faccio una domanda al segretario, a domanda mi risponda. Dunque, la Regione, all'inizio proprio del suo parere, sostiene che alcune scelte devono essere variate direttamente, e leggo, evitando al Consiglio Comunale di dover obbligatoriamente impartire nuove direttive politico-programmatiche ed attivare ulteriori procedure consiliari. A questo proposito, e qui arriva la domanda, l'elaborato CS18 non interagisce né con gli obiettivi né con le azioni del sistema. Chiedo se l'elaborato CS18 che abbiamo adottato venisse modificato, sostanzialmente produrrebbe una modifica che secondo lei è o non è da riadottare? Allora, se voi mi chiedete anche posizioni di natura urbanistica, cioè io sulla portata e rilevanza... No, ma chiarisco, non è una questione urbanistica. Dico che alcune scelte, siccome sono programmatiche, fanno parte dell'adozione, nel momento in cui le cambio, la Regione stessa dice devono essere riadottate perché sono scelte strategiche. La modifica di una scelta cambia la strategia per i non addetti ai lavori. La modifica cambia la strategia. Quindi devo andare a riadottarla. Su questo io mi devo attenere al parere tecnico del redattore del piano degli uffici. Poi se il redattore del piano mi dice è una modifica che cambia la strategia, io ne prendo atto e tolgo il parere di legittimità, cioè o modifico il mio parere di legittimità finale. Se in questo momento non ho questo segnale. Cosa può dire? L'architetto non può dire. No, ma scusate, siccome stiamo parlando di un argomento che deve essere ancora affrontato, andiamo con ordine, diamo la possibilità all'amministrazione di illustrare le riserve regionali, le controdeduzioni, dopodiché voi farete le domande e poi si aprirà la discussione. Così. Bene, possiamo iniziare. Prego, Assessore Toffolo. Grazie Presidente. Come da conferenza capigruppo parto con la descrizione della... Va meglio? Sì. Parto con la descrizione delle riserve regionali vincolanti e delle risposte che l'amministrazione ha dato. Innanzitutto premetto che nella commissione del 22 dicembre è stata consegnata a tutti i consiglieri il DVD con all'interno il testo integrale delle riserve e di tutte le osservazioni pervenute dai cittadini. Le riserve stesse sono state poi analizzate dettagliatamente con i professionisti del piano nelle commissioni del 21 e del 22 gennaio. Di conseguenza non procedo con la lettura integrale delle riserve, ma con il sunto, visto che tutti noi ne abbiamo avuto il testo, e con poi
la risposta che l'amministrazione ha dato. Le riserve regionali si suddividono in 13 riserve con dei sottopunti che analizzano varie questioni. Naturalmente nella fase di risposta alle riserve stesse c'è stato un'interlocuzione con la Regione che ha portato ad una puntuale trattazione di tutte nei loro vari contenuti e di conseguenza nella stesura delle risposte. Per quanto riguarda le riserve è stato naturalmente ben chiaro e costante il fatto che anche da parte della Regione vi era la finalità di utilizzare tale strumento come elemento integrante al lavoro di piano, facendo sì che questo trovasse una rappresentazione più consona rispetto a quelle che sono le modalità di lavoro della Regione e quindi si procedesse ad un allineamento tra quello che erano le modalità di rappresentazione adottate nel piano con quelle che sono in uso alla Regione. Parto dalla riserva numero 1 che ha visto un lavoro molto approfondito di stesura, pertanto in assonanza alle motivazioni sopra illustrate si formula una riserva di carattere generale, riserva numero 1, che dovrà portare il Comune a specificare ed integrare gli obiettivi e le strategie riferite a tutti gli elementi territoriali rappresentati nel piano struttura, nonché ad esplicitare il grado di invariabilità degli stessi e a superare i rilievi puntualmente evidenziati voi nei confronti della loro rappresentazione, voi nei confronti della loro sostenibilità, voi nei confronti dei limiti di invariabilità nei termini di seguito riportati. La risposta che l'amministrazione dà è che naturalmente si recepisce la riserva regionale, si modificano gli elaborati relativi alla componente strutturale del PRGC apportando le seguenti integrazioni, non modifiche. 1. Adeguamento della tavola CS19ABC riguardante la componente strutturale scala 1-5000. 2. Riorganizzazione degli obiettivi e strategie di piano e la loro esplicitazione nell'elaborato CS19D. 3. Riorganizzazione della relazione generale per le parti riguardanti la componente strutturale nelle seguenti componenti territoriali: scala intercomunale, scala metacomunale, scala comunale e subcomunale. Come potete notare si parla di riorganizzazione, non di integrazione, e di chiarimento di quelli che sono gli obiettivi e le strategie che il Consiglio Comunale ha emanato in sede di delibera di direttive e che rimangono anche nell'obiettivo della Regione confermati e garantiti. Riserva numero 2, relazione di flessibilità. La flessibilità cosiddetta operativa è stata strutturata per sistemi ambientali, i sistemi ambientale insediativo prevalentemente residenziale, insediativo dei servizi, produttivo commerciale terziario, all'interno dei quali si ritrovano le zone omogenee individuate nel piano operativo. Ora, in base ai contenuti prescrittivi dell'articolo 63 bis, comma 7 lettera B, punto 1 della legge regionale 5 del 2007, per la relazione di flessibilità è necessario operare le seguenti modifiche in ordine ad alcuni dei contenuti, fermo restando che la flessibilità stessa deve riguardare zone o subzone e destinazioni d'uso già individuate nel piano operativo. Riguardo a quest'ultimo aspetto si ritiene sia da precisare a quale zona del PRGC è riferibile la zona dei corsi d'acqua. In base a quanto sopra si ritiene che sia necessario, in zona omogenea E, flessibilità perimetro di zona, stracciare l'ultima comma 2,5% piano strutturale in quanto riferito a previsioni che non sono presenti in zonizzazione o normativa. In zona A, in flessibilità normativa delle zone AP, AS, AD, aggiungere nella prima riga dopo la parola specificate quanto segue rispetto a quelle già previste nella zona. In zona omogenea B e zone BRU, in flessibilità relativa alla destinazione d'uso, nella prima riga, sostituire la parola modificate con quanto segue specificate rispetto a quelle già previste nella zona. In servizi attrezzature collettive di interesse comunale, nella seconda riga, sostituire la parola sovracomunale con comunale. La risposta che l'amministrazione dà è che la relazione di flessibilità viene modificata come da riserva regionale. Per quanto riguarda la zona corso d'acqua, viene stralciato il paragrafo in quanto tale zona non è presente nella zonizzazione del POC. Passiamo alla riserva numero 3. Ora,
Ferma restando la necessità che le aree per servizi e attrezzature collettive concorrenti al raggiungimento della dotazione minima di standard devono essere ad attuazione pubblica, perché solo così può essere garantita un'attuazione certa dotata di specifiche caratteristiche prestazionali relazionate alle tipologie funzionali della gerarchia urbana del comune, e considerando che in comune di Pordenone le aree per servizi e attrezzature collettive già acquisite raggiungono abbondantemente lo standard minimo prescritto dalla legge per le diverse categorie, si ritiene che le stesse, pur mantenendo la stessa classificazione, siano da suddividere in due categorie. Aree per servizi e attrezzature collettive che sono considerate standard e che pertanto saranno preordinate ad esproprio e ad attuazione pubblica, anche se la loro attuazione può essere demandata ai privati attraverso forme di convenzione. Aree per servizi e attrezzature collettive denominate extra standard, non ancora preordinate ad esproprio né ad alcun tipo di vincolo, in quanto ad attuazione privata. Tra queste sono da comprendere quelle afferite alla perequazione interna ai comparti di zone C1 e quelle riguardanti l'istituto della commercializzazione dei crediti. Conseguentemente va eliminata dalla normativa, sia da quella delle aree per servizi e attrezzature collettive che da quelle delle zone omogenee, la possibilità della libera localizzazione di aree per servizi e attrezzature collettive in altre zone omogenee, A, B, C, D, H ed I, in quanto le aree stesse sono quelle già individuate in zonizzazione. Al fine di si solleva la riserva numero 3. Relativamente a tale riserva, la risposta dell'amministrazione è la seguente. All'interno del PRGC non sono previste aree standard soggette ad espropri. Nell'elaborato COA4, calcolo dello standard di progetto, sono elencate per categorie di servizi di cui al DPGR numero 126 del 1995 tutte le aree destinate allo standard pubblico. Si evidenzia che le aree destinate a servizi e attrezzature collettive già attuate di proprietà pubblica sono sufficienti, come del resto già evidenziato nella riserva in controdeduzione, a garantire il soddisfacimento complessivo degli standard pubblici indotti dal numero di abitanti teorici, 57.496. Il PRGC è adottato nell'ottica di garantire la sostenibilità urbanistica ed ambientale della città, che essendo comune capoluogo assolve anche a esigenze strutturali di area vasta, ha comunque individuato ulteriori aree a servizi, aree destinate a servizi pubblici di importanza strategica di nuova previsione e aree destinate a servizi pubblici di prevalente valenza ambientale. Tutte le aree succitate, meglio individuate e descritte nella tavola CO03, non sono assoggettate a vincolo espropriativo, in quanto la loro acquisizione al patrimonio pubblico è prevista mediante gli strumenti della perequazione e compensazione, di cui agli articoli 52 e 53 della NTA. Il PRG non individua pertanto nuove aree a servizi pubblici da acquisire mediante esproprio. A maggior chiarimento di quanto sopra, nell'elaborato COA4 citato e precisamente nella colonna da acquisire, si modifica il testo nel modo seguente: aree da acquisire mediante gli strumenti della perequazione e compensazione. Per quanto concerne invece il tema della libera localizzazione dei servizi ed attrezzature collettive in zone diverse da quelle a ciò specificatamente dedicate, in accoglimento alla riserva si modifica la normativa agli articoli numero 15, 16, 17, 21, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44 e 47, specificando che in tali zone sono eventualmente insediabili servizi di interesse pubblico, limitatamente a quelle realizzati da operatori privati, nonché limitatamente a quelle alla quota di edificabilità non dedicata alla destinazione principale. In coerenza a quanto osservato con la riserva e da quanto sopra esposto, si modifica infine l'articolo 100.3 operatori di intervento nel modo seguente. A pubblico A, pubblico previa apposizione di vincolo preordinato all'esproprio o privato nei presupposti di legge. Per quanto riguarda la riserva numero 4, affinché l'amministrazione comunale predisponga un elaborato raffigurante le aree edificate e le aree urbanizzate con i contenuti richiesti dal sopracitato DPGR 126 del 1995. E la risposta è che viene redatto un nuovo elaborato che è la tavola CO04, aree edificate ed urbanizzate. Per quanto riguarda la riserva numero 5, relativa al parere geologico, si rileva che la seconda prescrizione formulata dal servizio geologico in merito al presente piano non è stata precisamente recepita nell'articolo 140 dell'NTA sullo strumento urbanistico. Pertanto si ritiene di sollevare la riserva numero 5.
In questo caso la risposta che l'amministrazione ha è che precisa che in data 24 febbraio 2016 col protocollo 5142/P è pervenuta da parte della Direzione Centrale Ambientale ed Energia Servizio Geologico il nuovo parere numero 7, sostitutivo del precedente numero 18 del 23/6/2015, che prevede che gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, Presidenza del Consiglio, Conferenza regionale, Province autonome, Gruppo di lavoro MS 2008, con riferimento alla pianificazione territoriale delle aree suscettibili di liquefazione, non prevedano indicazioni di esclusione delle nuove previsioni insediative, bensì prescrizione di approfondimenti conoscitivi. Per questo parere poi lo stesso servizio dà parere favorevole. Di conseguenza si precisa che il precedente parere, ora superato, prevedeva l'inedificabilità delle aree potenzialmente liquefacibili e tale parere è stato recepito con l'introduzione dell'articolo 140 che consentiva il trasferimento della volumetria. Si recepisce la riserva regionale prevedendo l'introduzione dell'articolo 138 delle nuove prescrizioni formulate dagli uffici regionali nonché la soppressione dell'articolo 140. La riserva numero 6 solleva affinché la riserva della regione numero 6 affinché l'amministrazione comunale renda coerenti i due elaborati, tavola CS 11 e articolo relativo ai vincoli numero 127 per quanto concerne l'individuazione e l'elencazione dei beni vincolati, e integri l'articolo di sui cui sopra con una specifica norma atta a garantire la tutela e la valorizzazione dei beni vincolati. La risposta è che l'amministrazione recepisce la riserva e procede come segue. L'articolo 127 dell'NTA indica correttamente i beni sottoposti alla tutela dell'attuale articolo 136 della legge del decreto legislativo numero 42 del 2004, identificando con l'ambito del parco ex Quirini e quello del centro storico, e ne indica altresì i relativi decreti di vincolo. Per quanto, al fine poi di far conciliare le indicazioni dell'articolo 127 delle NTA con quelle della leggenda della tavola CS 11, vengono integrate le indicazioni della leggenda affiancando ai tematismi presenti i pertinenti riferimenti normativi al codice dei beni culturali. Viene altresì integrata la leggenda inserendo il tematismo e il relativo riferimento che indica l'area archeologica di Torre. 2. Per quanto attiene l'inserimento di una specifica norma a tutela e valorizzi i beni vincolati ai sensi dell'articolo 142 del Codice, i successivi articoli 130, 131 e 132 dell'NTA si ritiene contengano indicazioni adeguate all'ottenimento di tale obiettivo e quanto attiene i beni vincolati ai sensi del primo comma lettera B e C dell'articolo 142 stesso. Per l'area archeologica di Torre, vincolata ai sensi del 142,1 lettera M, viene invece integrato l'articolo 18 con alcune prescrizioni in ordine alla tutela paesaggistica e ambientale dell'area stessa. Per le aree vincolate ai sensi della legge 1497 del 1939, ora articolo 136 del decreto legislativo del numero 42 del 2004, si rileva che l'ambito del centro storico è puntualmente disciplinato, anche ai fini della tutela e valorizzazione dei vincoli dell'articolo 15 dell'NTA e dal vigente piano di recupero di iniziativa pubblica numero 12 del centro storico. L'ambito di Parco Quirini è invece classificato come parco urbano ed è disciplinato anche ai fini della tutela e valorizzazione dei beni pubblici dall'articolo 103 dell'NTA. Vengono pertanto conseguentemente modificati gli articoli 18 e 127 dell'NTA. Passiamo ora alla riserva numero 7 e siamo alla 7A. Crediti edilizi e criteri prestazionali. La tematica più importante su cui è stato fondato il presente piano riguarda particolari modalità di attuazione per le aree di trasformazione. Queste riguardano la perequazione di comparto, la compensazione, la commercializzazione dei crediti e i criteri prestazionali. Il piano individua gli ambiti destinati alla trasformazione con destinazione d'uso prevalente residenziale, commerciale e produttiva. Tali ambiti di trasformazione, sia su aree libere che su aree già costruite, riguardano le aree individuate in zona. BRU, aree parzialmente o totalmente edificate dove sono previsti interventi di riqualificazione urbana. C, aree libere localizzate prevalentemente in zone esterne. C1, aree libere dove è prevista la perequazione di comparto.
H, aree libere di destinazione prevalentemente commerciale, D, aree libere a destinazione prevalentemente industriale. Rispetto allo strumento urbanistico vigente si rileva che le aree ora denominate di trasformazione non sono altro che gli stessi ambiti di zona B, C, C1, H e D già presenti, anzi, numericamente risultano inferiori. Infatti sono state eliminate 5 ambiti di zona C e 3 di zone D2 e D3. Quello che varia invece sono gli indici. Da un terzo delle zone C sono stati ridotti uniformati a 0,8 metri cubi metro quadro, mentre a tutte le zone C1 sono stati ridotti ed uniformati a 0,6 metri cubi su metro quadro. Allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi nelle aree di trasformazione ed assolvere alle prescrizioni del rapporto ambientale, il piano individua criteri prestazionali per la realizzazione di tutti gli interventi, nonché i criteri compensativi che garantiscono la mitigazione degli impatti derivanti dagli interventi stessi. A. Criteri prestazionali. Gli interventi nelle aree di trasformazione sono subordinati alla disposizione di un piano attuativo. Gli interventi all'interno di un piano attuativo dovranno essere progettati sulla base di criteri prestazionali relativi ai contenuti ambientali, prestazionali ed energetici, previsti in apposite tabelle e dovranno raggiungere un punteggio minimo di 25 punti se riguardano aree che non determinano consumo di suolo e 35 se invece determinano consumo di suolo. Questa nuova modalità di attuazione suscita qualche perplessità, tenuto conto che nella stessa regione la legislazione non prevede tali modalità attuative. A tal fine si ricorda che nel 2008 la Giunta regionale, su una previsione simile, aveva formulato una riserva vincolante, specificando che una norma attuativa che la norma adottata si rinviene la violazione del principio di legittimità dell'azione legalità, scusate, dell'azione amministrativa ed in specie i principi di buon adempimento e imparzialità laddove si impongano a limitazione dell'attività privata riconosciuta dalla legge procedure amministrative non previste dalla legge, prive cioè di criteri oggettivi per la loro applicazione. Infine, la norma di piano limita senza titolo giuridico la previsione di quell'articolo 4,1 della legge regionale 12 del 2008 che dà facoltà di disporre e di presentare al Comune proposte di PRGC senza altre ulteriori limitazioni. A questo punto è necessario aprire un altro scenario che comprende la VAS. Infatti, se la VAS, nel caso sopracitata, avesse avuto la valenza che le è riconosciuta attualmente, la valutazione avrebbe potuto essere diversa. Più precisamente, la differenza tra il caso citato e la tematica che affronta il presente piano consiste proprio in questo. Recentemente la VAS è riconosciuta ed utilizzata come un processo di costruzione del piano e delle sue previsioni, mentre negli anni passati la VAS era la sua prima applicazione e veniva ridotta, nella maggior parte dei casi, alla funzione di giustificare previsioni già formate. Anche nel piano in questione il processo di VAS ha accompagnato il piano stesso dalla predisposizione delle direttive comunali e delle conseguenti formulazioni dei primi obiettivi e delle prime azioni strategiche. Quindi si ritiene proprio, per come si è svolto il processo di VAS, per la funzione che ha avuto nella costruzione del presente piano, che sia il rapporto ambientale a dar maggior sostanza e motivazione rispetto a quanto già riportato nell'introduzione di criteri prestazionali. Infatti, è proprio in processo di VAS con il suo rapporto ambientale che può esplicitare, rendere evidente la necessità ed aggiungere alle usuali modalità realizzative e costruttive altre specifiche prestazioni allo scopo di mitigare e compensare gli impatti che potrebbero derivare dagli interventi nel loro complesso. Alla luce di quanto sopra si solleva la riserva numero 7A. Per quanto riguarda questa riserva, la risposta è che riconoscendo l'importanza della questione sollevata alla riserva 7A, si sottolinea che il rapporto ambientale ha effettivamente inteso sottolineare ed esplicitare la necessità di aggiungere alle usuali modalità realizzative e costruttive altre specifiche prestazioni, allo scopo di mitigare e compensare gli impatti che si generano dagli interventi nel loro complesso. Le integrazioni al rapporto ambientale, che evidenziano il legame tra i criteri prestazionali e sostenibilità degli interventi di trasformazione previsti nel PRGC, sono riportate nell'allegato A, modificazione ed integrazione al rapporto ambientale. Riserva 7B, compensazione. Le aree di trasformazione, di cui alle zone omogenee BRU, C e H, oltre ai criteri prestazionali per essere attuate, devono utilizzare il metodo della compensazione, che si realizza come segue. Le aree di trasformazione sono dotate di un doppio indice,
l'indice territoriale massimo che esprime il volume totale realizzabile e l'indice di perequazione, quota di volume obbligatorio da reperire nel mercato dei diritti volumetrici. Tale indice di perequazione varia da circa il 20% per le zone C e il 10% per le BRU. I diritti volumetrici derivano dalla cessione di aree per servizi pubblici, da interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici e privati, dalla cessione al comune delle aree dichiarate inedificabili dal parere geologico per la liquefacibilità. La quantità di crediti volumetrici necessari per attuare tutte le aree di trasformazione risulta pari a circa 60.000 cubi. Di questi, 40.000 sono ascrivibili alla cessione di aree per servizi pubblici ed altri 20.000 sono da reperirsi tramite la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati esistenti, nonché dalla cessione delle aree inedificabili per liquefacibilità. Uno specifico regolamento, da approvarsi entro 6 mesi dall'approvazione del piano, dovrà stabilire la quota dei diritti volumetrici a disposizione dei criteri qualitativi dei diritti volumetrici stessi, nonché per le aree inedificabili le modalità di trasferimento volumetrico delle permute dei terreni. Dall'esame di quanto sopra si propone 3 questioni fondamentali su cui è necessario soffermarsi. 1. Commercio dei diritti volumetrici. 2. Obbligo di acquisire i diritti crediti volumetrici. 3. Regolamento comunale di attuazione. A proposito del primo punto, si prende atto che in base ad un parere reso in proposito in data 23/3/2015 dall'Avvocatura regionale, il commercio dei diritti volumetrici è ritenuto ammissibile a prescindere da una sua precisa e completa definizione a livello regionale della materia. Relativamente alla seconda questione si esprime quanto segue. Preliminarmente si osserva che la riserva di legge posta all'articolo 42 della Costituzione, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e il limite di scopo da assicurare le funzioni sociali e di renderla accessibile a tutti, comporta la necessitaria previsione legislativa degli istituti che incidono sul godimento e sui limiti connessi al diritto di proprietà. Ne deriva che il fondamento giuridico di un meccanismo finalizzato alla limitazione del diritto di agire su un immobile di proprietà deve necessariamente trovare fondamento in una previsione avente forza di legge. In relazione a tale argomento si osserva che i contenuti conformativi dell'articolo 53 dell'NTA non risultano supportati da alcuna disposizione vigente, inclusa nel quadro legislativo regionale di settore, atteso che ne è dato che non è dato rinvenire alcun fondamento giuridico idoneo a supportare la legittimità nelle vigenti disposizioni contenute nella legge regionale 5 del 2007 e nella 12 del 2008, articoli 3 e 4. L'assoggettamento degli interventi di trasformazione previsti su aree libere, oltre che al vincolo procedurale ordinariamente rimosso dall'autonomia decisionaria del Comune, proponente nell'ambito della propria funzione di governo del territorio, anche alla previa acquisizione della quota di volume urbanistico da reperibile sul mercato dei diritti volumetrici, palese elementi di contrasto con la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 63 bis, comma 6 della 25 e 25 della legge regionale 5 del 2007, in punti di piano attuativi comunali, nonché con quello stabilito dall'articolo 3 e 4 della legge regionale 12 del 2008, recanti la disciplina dei piani regolatori particolareggiati di iniziativa rispettivamente pubblica e privata. Si osserva altresì che tale procedimento di natura non incentivante bensì cogente e condizionante la realizzazione degli interventi nell'area, demanda l'acquisizione di una parte delle condizioni autorizzative alla logica del mercato, anche tra privati. In ragione di un tanto non pare idoneo a garantire quella certezza del diritto e imparzialità, presupposti imprescindibili della disciplina urbanistica che deve invece fondere i rapporti tra pubblico e privato. In altre parole, l'eccessiva aleatorietà in relazione all'acquisizione di un credito sine qua non per la legittimazione di intervenire risulta eccessiva e non collegata a presupposti normativi vigenti. Inoltre, il rapporto insito nella strumentazione attuativa risulta sempre di natura bilaterale, venendo in essere una contraddizione diretta ai fini dell'adempimento del vincolo procedurale e conseguente in esso della piena legittimità di intervenire tra ente locale e soggetto intervenente che propone lo strumento attuativo. Analogamente dispongono i criteri all'articolo 3 e 4 della legge regionale 12 del 2008, i quali prescrivono la necessaria stipula di una convenzione regolante i rapporti tra i proprietari e comune in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in aggiunta, ove necessario,
alla previa costituzione del consorzio basato sul concorso dei proprietari delle aree degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino in base all'imponibile catastale almeno i 2/3 del valore delle stesse. Tali risultano le uniche condizioni prescritte dalla legislazione regionale per l'attuazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, potendo conseguirne un eccesso di potere laddove le stesse vengano corredate da ulteriori prescrizioni e natura limitativa non previste dal legislatore. Lo stesso procedimento basato su atto negoziale tra proprietario e comune regola altresì gli istituti compensativi e perequativi disciplinati dal capo quinto del titolo 1 della legge regionale 5 del 2007, i quali peraltro non prevedono l'istituzione di un mercato sottratto alle logiche dell'interesse pubblico. Tale margine di incertezza comporta di fatto un affievolimento del diritto reale sull'area, in quanto l'assoggettamento della facoltà di intervenire alle logiche del mercato e della contrattazione tra soggetti privati non può essere idoneo a garantire l'interesse pubblico, che può essere rinvenuto invece nell'apposizione del vincolo procedurale sopra ricordato. In estrema sintesi, quindi, quanto disposto dalla norma di piano risulta illegittimo in quanto esorbita le previsioni normative sopra ricordate, che definiscono il quadro urbanistico di riferimento a livello regionale, andando a costituire un terzo ingenius nell'ambito degli oneri collegati alla realizzazione di un intervento di trasformazione in aggiunta agli oneri connessi all'ex Bucalossi, attualmente disciplinati dall'articolo 29 della legge regionale 19 del 2009. Ed è imperneati esclusivamente sulla corrispensione di quote per oneri di urbanizzazione da un lato e di parti relative al costo di costruzione dall'altro. Fermo restando quanto sopra argomentato, una cosa che appare evidentemente nella costruzione di tutto il sistema riguardo l'incongruenza tra la filosofia del piano e l'aver legato circa i 2/3 dei criteri volumetrici alla cessione di aree per servizi pubblici, demandando al regolamento la quantificazione dei diritti volumetrici derivati dalla rigenerazione, nonché i criteri quantitativi dei diritti volumetrici stessi. Ci si sarebbe aspettato una percentuale inversa, cioè la maggior parte degli interventi della rigenerazione e non dell'acquisizione di aree per servizi pubblici, servizi che, come esplicitato già nella riserva numero 3, risultano di gran lunga superiore allo standard prescritto per legge. Quindi il mercato dei crediti sembra diretto più verso la costruzione di un demanio di aree pubbliche che alla compensazione attuata con la rigenerazione a fronte dell'uso di aree libere. D'altra parte, il non aver stabilito una percentuale prevalente per i criteri derivanti dalla rigenerazione urbana fa di fatto ritenere che la rigenerazione stessa non sia prioritaria. Di converso non è nemmeno legittimo che questa prevalenza possa essere attribuita in fase di superamento della riserva. I ragionamenti soprasvolti portano a ritenere che non sia possibile in questa fase mantenere l'obbligatorietà del reperimento dei crediti volumetrici per raggiungere l'indice massimo. Si ritiene, infatti, che l'obbligo di qui sopra debba trasformarsi in una facoltà e tutto potrebbe essere configurato in questa fase come una prima sperimentazione della concreta applicazione dell'istituto della compensazione ai fini della rigenerazione urbana, sperimentazione da approfondire e poi eventualmente migliorare con successive varianti. Infine, a proposito del reperimento dei diritti volumetrici tramite cessione al comune delle aree inedificabili, si ritiene che lo stesso sia da eliminare, in quanto questa possibilità ha una funzione di attribuire un indennizzo pubblico per terreni dichiarati inedificabili per sicurezza idrogeologica. A proposito della terza questione, si rileva che si demanda al regolamento la disciplina di contenuti squisitamente urbanistici che dovrebbero invece essere posti solo nel piano, proprio per non implementare il grado di discrezionalità del regolamento stesso. Infatti è composto del piano stabilire che da dove derivano i 60.000 metri cubi dei crediti volumetrici, qual è la quota ascrivibile alla rigenerazione e quale quella derivante dalla cessione di aree per servizi, quali sono le aree o zone omogenee deputate alla rigenerazione e quantificazione dei crediti rapportati al volume.
Concludendo, si ritiene che il Comune debba incrementare la normativa sulla scorta di quanto sopra integrato ed integrare esplicitando le tematiche che si ascrivono al piano e specificando i compiti da attribuire al regolamento. Si ritiene infine opportuno che il Comune anticipi la data di approvazione del regolamento fino a farla coincidere con l'approvazione del piano per consentire una corretta e completa applicazione e gestione dello strumento urbanistico stesso, nonché per ridurre margini di discrezionalità nella fase transitoria. Alla luce di tale e quanto sopra argomentato, si solleva la riserva numero 7b. Per quanto riguarda la riserva numero 7b, la risposta che l'amministrazione ha redatto è la seguente. La riserva 7b pone una serie di questioni che riguardano sia temi di carattere generali, quale la legittimità della perequazione e compensazione, sia integrazione di carattere normativo, con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'operatività di tale istituti. In merito alle questioni di carattere generale, l'amministrazione comunale ha svolto uno specifico approfondimento di natura legale, riportato nel parere dell'Avvocatura Comunale allegato al presente fascicolo. Per quanto riguarda le integrazioni di carattere normativo, di seguito si sintetizzano gli adeguamenti previsti in accoglimento dei contenuti della riserva stessa. 1. Facoltatività della compensazione. Condividendo l'esigenza manifestata dalla riserva di attuare in maniera graduale l'istituto della compensazione e quindi di garantire un maggior grado di flessibilità operativa, si modifica la normativa prevedendo per le aree non edificate la possibilità di realizzare la volumetria propria 80% sull'80% dell'area. La realizzazione dell'80% della volumetria sul 100% dell'area, proposta anche in sede di osservazione e opposizione dei cittadini, non sembra invece percorribile, determinando un aumento del consumo di suolo superiore a quanto valutato sostenibile dal rapporto ambientale, senza che siano state messe in atto le azioni di mitigazione previste, ovvero la diminuzione delle emissioni e la predisposizione di aree da destinare stabilmente a verde. Sempre in accoglimento dell'esigenza manifestata dalla riserva, l'amministrazione comunale ha ritenuto inoltre di eliminare la necessità di reperimento di crediti edilizi per quanto riguarda le aree edificate, ovvero le BRU, così tra l'altro incentivando ulteriormente gli interventi di recupero del patrimonio esistente edilizio. 2. Finalità della compensazione afferente all'acquisizione delle aree destinate a servizi pubblici di prevalente valenza ambientale. L'utilizzo dei diritti volumetrici non ha l'obiettivo di aumentare il patrimonio di aree pubbliche, ma ha come scopo principale quello di acquisire aree libere da mantenere a verde per compensare gli impatti derivanti dai nuovi interventi previsti nelle aree di trasformazione. Questa specifica politica è quindi da considerarsi parte integrante delle azioni per realizzare la rigenerazione urbana che, come noto, non ha come unico obiettivo la riqualificazione degli edifici, ma contempla anche l'utilizzo dei servizi ecosistemici forniti dalle aree a verde all'interno del sistema urbano. Questa correlazione è esplicitata nel rapporto ambientale e rappresenta uno degli aspetti che conferiscono sostenibilità al piano stesso. 3. Aleatorietà del reperimento dei diritti volumetrici. Per risolvere l'aleatorietà nel reperimento dei diritti volumetrici evidenziata nella riserva, la normativa è stata integrata, oltre a quanto previsto dal punto 1, prevedendo la possibilità di realizzare completamente l'intervento con l'impegno convenzionale ad acquisire i crediti edilizi nell'arco della validità del piano attuativo presentando idonea fideiussione. 4. Integrazione normativa relativa ai contenuti urbanistici del regolamento dei crediti edilizi. Condividendo la prudenza evidenziata nella riserva, si è provveduto ad integrare la normativa esplicitando e dettagliando i contenuti urbanistici propri del regolamento. 5. Approvazione del regolamento dei crediti edilizi contestuale all'approvazione del PRGC. Aderendo alla riserva regionale, il regolamento degli crediti edilizi, modificato secondo le indicazioni evidenziate nella riserva stessa, è approvato contestualmente all'approvazione del PRGC. Ora, in coerenza con quanto abbiamo stabilito nella conferenza capogruppi, chiedo all'avvocato Stecanella
e all'architetto Giuliani di descrivere brevemente al Consiglio i contenuti del regolamento Steccanelli. Sì. Quindi, avvocato, se vuole venire da questa parte, in modo che il Consiglio abbia già la presentazione dei contenuti del regolamento che andremo ad approvare a seguito dell'approvazione del piano regolatore. Siamo tutti e due. L'avete detto a Steccanelli? Non lo sapevo come era la sala adesso. C'entra niente. Si sente? Buongiorno a tutti, signori. Molto brevemente, il regolamento si coordina in maniera compiuta con le norme di attuazione che riguardano la compensazione e in particolare con l'articolo 53 del testo normativo, perché in accoglimento di quella che è stata le indicazioni fornite dalla Regione in sede di riserva sono state inserite all'interno della disciplina di norma di attuazione del piano in particolare i contenuti che riguardano l'istituto del credito, o meglio dei diritti volumetrici, e quindi il regolamento assume sostanzialmente le caratteristiche di regolamento di attuazione di questa norma di piano regolatore, per cui c'è la disciplina generale dell'istituto del credito contenuta nella norma di attuazione, articolo 53 dello strumento, e il regolamento introduce la norma di dettaglio che serve per rendere poi operativa sul piano pratico la gestione di questo istituto da parte dell'amministrazione da una parte e dei cittadini, degli interessati, degli operatori dall'altra parte. Quindi la struttura del regolamento segue questa filosofia e si articola in alcune disposizioni, cominciando dalla prima di carattere generale, dove si ha riguardo alla finalità e all'oggetto del regolamento. La norma dà atto che si tratta di un regolamento di attuazione appunto delle norme del piano regolatore, in particolare delle norme di attuazione, quindi dell'elaborato norme di attuazione del PRG, che riguardano le aree di trasformazione e in particolare come oggetto il regolamento specificamente riguarda la gestione, la disciplina dei diritti volumetrici e del diciamo così documento dove questi diritti volumetrici vengono iscritti agli effetti di poter essere utilizzati dal punto di vista edilizio ed urbanistico e quindi hanno a riguardo praticamente tutte le informazioni che riguardano i diritti volumetrici a partire dalla loro nascita, quindi dalla loro genesi, dalla loro successiva gestione nel senso di trasferimento, cessione e dall'utilizzo finale che il diritto volumetrico ha. L'articolo 2 riprende la definizione di diritto volumetrico
contenuta nella norma di attuazione dello strumento urbanistico, e quindi non dice nulla di nuovo rispetto a quella definizione, è soltanto una ripresa di quel concetto proprio per averlo all'interno dell'atto normativo attuativo della previsione di piano regolatore, e poi dà atto al comma 2 che questi diritti volumetrici, come stabilisce espressamente l'ordinamento civile italiano, il codice civile in particolare, sono trasferibili e commerciabili autonomamente come diritti che hanno trovato riconoscimento proprio come diritti reali all'interno del nostro ordinamento generale. L'articolo 3 prevede quali sono i fatti genetici dei diritti edificatori e li elenca anche qui riprendendo sostanzialmente quelle che sono poi i fatti generatori specificamente descritti nel piano regolatore come appunto circostanze dalle quali sorge il credito edilizio. Li individua in 5 distinte categorie. La prima è quella della cessione al comune delle aree di trasformazione C1, poi magari l'architetto Giuliani potrà essere più preciso di me a questo proposito, nel senso che appunto ci sono delle aree specificamente individuate da parte del piano regolatore, dalla cartografia del piano, individuate come di trasformazione C1, all'interno delle quali ci sono delle aree cosiddette di importanza strategica che l'amministrazione ha interesse ad acquisire e la cui acquisizione genera un diritto volumetrico poi utilizzabile nelle maniere che vedremo. La seconda ipotesi, la seconda fattispecie prevista è come fatto genetico di diritto volumetrico, è la cessione al comune di aree destinate a servizi pubblici, questa volta di prevalente valenza ambientale, anche queste individuate nella cartografia del piano, adesso se non ricordo male elaborato è il CO03, dico bene? All'interno di questo elaborato sono previste tutte le aree la cui cessione all'amministrazione genera questi crediti. La terza ipotesi è la previsione di acquisizione mediante esproprio invece da parte dell'amministrazione di queste stesse aree, che è una possibilità che l'amministrazione, come per legge, ha di intervenire su aree che sono indicate come ed evidenziate come aree di interesse pubblico, quindi l'amministrazione può acquisirle forzatamente attraverso l'espropriazione nel caso in cui non si rinvenga un accordo bonario con il privato proprietario. In questo caso l'amministrazione dovrà corrispondere al privato un indennizzo e questa acquisizione genererà in capo all'amministrazione espropriante il credito edilizio, il diritto volumetrico, chiedo scusa. Ancora, la lettera D, la realizzazione degli interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato esistente, quindi interventi privati che sul patrimonio edilizio esistente che comporti un miglioramento sensibile della qualità dell'edificazione esistente potrà comportare il riconoscimento di un credito, o meglio di un diritto volumetrico in capo al soggetto che esegue l'intervento. E infine la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ma di natura pubblica questa volta, quindi promossi e realizzati sul patrimonio edilizio dello stesso comune o di altri enti pubblici presenti nel contesto territoriale del comune di Pordenone. Un'altra norma che merita di essere segnalata è il terzo comma di questo articolo 3, perché qui si dà il regolamento, anche ancora una volta riprendendo le previsioni già contenute nell'articolo 53 delle norme di attuazione del piano, indica che l'amministrazione annualmente provvederà a quantificare in sede di approvazione del bilancio il valore unitario dei diritti volumetrici in modo tale da avere un riferimento di valore utilizzabile in diverse fattispecie, nel caso di esproprio per esempio, come pure
nel caso di commercializzazione di un diritto generato in capo all'ente pubblico dalla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico del proprio patrimonio edilizio. L'articolo 4 diciamo che è un po' il cuore del regolamento, perché disciplina, ed è questo l'atto di attuazione più importante dell'istituto dei diritti volumetrici che l'amministrazione ha previsto, il registro dei diritti volumetrici, che è appunto quel registro che, giusto per esemplificare, io assimilerei, paragonerei a quello che è, a quello che è il registro dei diritti immobiliari che voi tutti conoscete, nel quale vengono trascritti e iscritti gli atti che riguardano il trasferimento di diritti reali sui beni immobili, che è tenuto dalla conservatoria. Ecco, in senso analogo, ma agli effetti urbanistico edilizi, viene istituito e tenuto da parte dell'amministrazione questo registro. Come vi dicevo, il registro contiene tutte le informazioni che riguardano i crediti volumetrici previsti dal piano regolatore a partire dal loro momento genetico, quindi a partire dal momento in cui sorgono, per passare poi attraverso le loro vicende successive, la circolazione, il mercato dei crediti, ogni passaggio al quale il credito in tutto o in parte viene sottoposto, il trasferimento da un soggetto ad un altro, per arrivare poi infine all'annotazione di quelli che sono gli atti che comportano l'effettivo utilizzo del credito, cioè il momento in cui il diritto volumetrico si trasforma da diritto ad edificare una certa volumetria ad una effettiva e reale volumetria costruita. L'articolo 4 detta una serie di previsioni che connotano il registro, dicendo che questo è un registro pubblico, quindi accessibile a tutti e liberamente consultabile, dicendo ancora che l'iscrizione delle vicende che riguardano i crediti che il registro conterrà saranno rese in forma cartacea al titolare interessato della vicenda relativa al diritto che in quel momento interessa, attraverso l'emissione di un certificato che quindi consentirà al titolare del credito di esibire questo certificato, di poter insomma documentare la titolarità di questo credito, la sua consistenza, e quindi di avere in mano sostanzialmente un documento liberamente esibibile che dia atto che esiste questo titolo, questo diritto, di come questo diritto può essere utilizzato in termini quantitativi e qualitativi. Cosa importante, come dicevo, che ribadisce l'articolo 4 è che effettivamente le iscrizioni nel registro hanno efficacia sul piano dell'opponibilità ai terzi e alla stessa amministrazione del diritto volumetrico in termini edilizi urbanistici. Quindi non è un'iscrizione che si sostituisca a quella nei registri immobiliari di cui vi parlavamo prima, è una iscrizione che ha effetti diversi, cioè vale non sul piano privato, privatistico, dei rapporti fra soggetti privati, ma sul piano amministrativo della gestione della urbanistica e dell'edilizia da parte dell'ente. Questa è la particolarità e la peculiarità di questo strumento. Quindi ci saranno dei trasferimenti, ci saranno dei passaggi, ci saranno degli atti che vengono iscritti e trascritti nei registri immobiliari a fini civilistici, e ci saranno delle iscrizioni che vengono inserite in questo registro a fini amministrativi, quindi a fini di pianificazione, piani attuativi. Nelle aree di trasformazione io prevedo un piano attuativo per poter eseguire il quale devo acquisire dei diritti volumetrici. Nel registro risulterà che io ho acquistato quei diritti volumetrici e che quindi dal punto di vista amministrativo urbanistico sono titolare di quella quota di edificabilità che mi serve per realizzare il mio piano. Allo stesso modo, e per il rilascio poi dei successivi permessi di costruire, le iscrizioni avranno
parimenti efficacia sotto il profilo amministrativo ed urbanistico, e quindi in particolare per poter essere opposti all'amministrazione comunale, che è colei che deve approvare il piano attuativo nel caso di piano attuativo, rilasciare il permesso di costruire nel caso di permesso di costruire. Come vi dicevo, anticipandovi un attimo i contenuti dell'articolo 5, è prevista la certificazione dei diritti volumetrici. Il certificato è un po' come la carta d'identità del diritto volumetrico, che ci dice quando è nato, che ci dice quanto grande è, che ci dice qual è il soggetto che ne è titolare e che viene modificato ogni qualvolta c'è una modifica del diritto. Per esempio, se io cedo, ho un diritto volumetrico, lo cedo in parte, in metà, per metà all'ingegner Toneguzzi che è dietro le mie spalle, a questo punto il mio certificato viene dato all'amministrazione, che prende atto dell'intervenuta variazione di titolarità e di consistenza e rilascerà un nuovo certificato a me per la metà di quello che era il certificato originario, quantitativamente parlando, e per l'altra metà ne rilascerà uno nuovo all'ingegner Toneguzzi. Quando poi l'ingegner Toneguzzi utilizzerà il suo diritto volumetrico nel piano attuativo XYZ, quel che è, al momento in cui farà calare questo diritto volumetrico, cioè questa edificabilità potenziale all'interno del piano attuativo, l'amministrazione ritirerà il suo certificato dicendo è stato utilizzato nel piano tale e tali. Quindi si sa che la volumetria che viene sviluppata all'interno di quel piano è costituita in parte dalla volumetria espressa dall'area e in parte dalla volumetria espressa da questo diritto volumetrico che è stato acquisito. Giusto per dire appunto che questo documento che circolerà nel mercato sarà appunto il documento che riporta un po' fisicamente, cartaceamente, quelli che sono i connotati, le caratteristiche del credito di cui stiamo parlando e che ha effetti pratici evidentemente di grande interesse, perché attraverso quel certificato io posso andare dal notaio per dire: notaio, io ho questo diritto. D'accordo? Così come poi posso andare dall'amministrazione all'ufficio urbanistico, all'ufficio edilizia, per dire: nel momento in cui io presento il mio piano, ho questo corredo di diritti che mi servono per legittimare la progettazione di questo intervento. L'articolo 6 riguarda invece la struttura del registro dei diritti, questa è una norma veramente di dettaglio, di mera esecuzione, dove sono stabiliti tutti i contenuti che le singole iscrizioni all'interno del registro devono avere, per cui è una cosa anche abbastanza semplice ed intuitiva, ma abbiamo voluto insieme con l'architetto Giuliani essere precisi su questo punto proprio per facilitare un domani l'operatività degli uffici. Nel momento in cui l'ufficio riceve una richiesta di iscrizione sa già quali sono i dati che dovranno essere inseriti nel registro, e allo stesso modo il privato cittadino che vuole andare a verificare come una determinata iscrizione si sviluppa sa già quali contenuti troverà all'interno del registro e quindi potrà andare a colpo sicuro a verificare il contenuto che volta per volta gli sia di interesse. Faccio presente che alle due sezioni del regolamento del registro dei crediti che avevamo ipotizzato in sede di commissione urbanistica, poi ne è stata aggiunta una terza per compatibilizzare, cioè per integrare il contenuto del regolamento anche alle previsioni dell'articolo 53 bis delle norme di attuazione del piano, dove si prevede, come ha accennato prima l'assessore leggendo la controdeduzione del comune alla riserva regionale nella parte in cui diceva la riserva c'è un'aleatorietà nell'applicazione dell'istituto dei diritti volumetrici e l'amministrazione risponde a questa esigenza di eliminazione di aleatorietà che la riserva aveva evidenziato, prevedendo appunto la possibilità, nel caso in cui non vi fossero crediti disponibili nel momento in cui l'intervento
in un'area di trasformazione vuole essere fatto partire, di sostituire l'acquisizione dei crediti che in quel momento nel mercato non ci sono con l'impegno ad acquisirli in seguito attraverso, garantito da una fideiussione. Ecco, anche i piani attuativi che nascano con questa particolare genesi e quindi che abbiano al loro interno non già il diritto volumetrico acquisito ma l'impegno del privato, del soggetto attuatore che intende effettuare la trasformazione ad acquisirlo nel periodo di validità della convenzione, in questo caso c'è un'apposita sezione anche per questo tipo di piani nello strumento che consente di monitorare quello che sarà lo sviluppo futuro di questo piano e quindi l'adempimento futuro dell'obbligazione che il privato si è assunto di acquisire i crediti nel momento in cui verranno ad esistenza. Anche per questo, e ritorno un attimo indietro soltanto per farvelo presente, è importante quella norma che riguarda la previsione in sede di approvazione del bilancio preventivo della valorizzazione del diritto volumetrico che annualmente l'amministrazione andrà a fare, proprio perché consente di gestire nel modo migliore cioè di dare un contenuto economico all'obbligazione di assunzione del credito che il privato, ai sensi dell'articolo 53 bis, andrà ad acquisire. L'articolo 7 riguarda specificamente i diritti volumetrici generati dalla riqualificazione energetica degli edifici, siano essi pubblici o privati, prevedendo ovviamente di dare, ovviamente l'amministrazione così ha espresso questo indirizzo, insomma, di dare una prevalenza, di dare una preferenza all'intervento sul patrimonio edilizio pubblico, quindi per incentivare l'adeguamento energetico, il miglioramento energetico degli edifici pubblici, è stato previsto che i crediti volumetrici che vengono messi a disposizione annualmente per questo. Io poi, scusatemi, ma dopo è scontato che voi conosciate le norme dell'articolo 53 e dell'articolo 53 bis, perché è continuamente un rimando, come ripeto, questo è un regolamento di attuazione di quelle previsioni di piano, quindi presuppone che si sappia quali siano i contenuti di quelle norme. Chiudo la parentesi. Quindi per dare, dicevo, attuazione alle previsioni che disciplinano la possibilità di far sorgere crediti diritti volumetrici dalla riqualificazione energetica degli edifici, l'amministrazione ci dice che vengono preferiti gli interventi sugli edifici pubblici e che una volta che ci siano stati o non ci siano state domande di interventi in questo settore per questi edifici, oppure ci siano state delle domande che però non hanno esaurito il plafond dedicato a questo tipo di diritti in sede di pianificatoria annuale, questi ulteriori diritti, quelli che rimangono, i diritti residui, vengono gestiti attraverso l'emissione di un bando. Bando che serve per far che cosa? Per distribuire i diritti volumetrici a chi intende operare degli interventi di riqualificazione energetica dell'edificato privato, dando dei punteggi, cioè dando delle valutazioni di merito a questi interventi. Io propongo un intervento di un certo tipo, tu ne proponi uno di un altro tipo, il regolamento detta delle indicazioni di massima su quelli che sono i criteri che l'amministrazione ha ritenuto di voler sviluppare nella assegnazione del valore preferenziale a un intervento piuttosto che un altro, fermo restando che poi sarà il singolo bando che il Consiglio Comunale dovrà approvare volta per volta a stabilire in concreto e nello specifico quali di questi criteri e come questi criteri si sono tradotti appunto in bando e in previsioni vincolanti per l'assegnazione nel caso di specie. L'ultimo articolo riguarda l'entrata in vigore del piano. Ricordo che la riserva regionale aveva segnalato l'opportunità, la necessità che il regolamento dei crediti entrasse in vigore contestualmente al piano regolatore, in modo tale che non ci fosse uno scollamento temporale
tra l'effettività, l'efficacia del piano regolatore e lo strumento regolamento che è, come vi ho detto già più volte, un'appendice del piano regolatore e un complemento della sua operatività, in modo tale quindi di avere l'intero pacchetto funzionante perché non ci sia un lasso di tempo nel quale c'è il piano ma ancora non si sa come poterlo attuare perché manca il regolamento di attuazione. Quindi questa è puramente semplicemente una norma di raccordo tra piano regolatore e regolamento che in tutto e per tutto si adegua a quelle che erano state le, secondo me, opportune in questo senso indicazioni della riserva regionale. Con questo io avrei esaurito, non so se l'architetto vuol dire qualcos'altro. Grazie avvocato. Dopo questa spiegazione di quelli che sono i contenuti del regolamento che appunto, come indicato dalla Regione, è stato redatto in modo che possa essere approvato contestualmente al piano regolatore, passo alla riserva 7C. La Regione fa questa riserva sulla perequazione di comparto. La perequazione di comparto si applica nelle aree di trasformazione C1 e ogni zona C1 comprende al suo interno un'area per servizi e attrezzature collettive predefinita. A detta area è attribuita una capacità volumetrica pari all'indice territoriale massimo consentito all'interno del comparto. Questa capacità volumetrica si traduce in diritti volumetrici a favore dei proprietari delle aree medesime quando vengono ceduti al Comune. I diritti volumetrici sono utilizzabili esclusivamente all'interno dei comparti. A proposito di questa fattispecie, l'articolo 31 della legge regionale 5 del 2007 precisa che il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa ed attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati. Quindi si solleva la riserva 7C affinché nell'articolo 52 delle norme di attuazione del piano venga introdotto l'obbligo di convenzione allo scopo di disciplinare la transazione tra comune e privati nell'ambito della trasformazione da capacità volumetrica in diritti volumetrici nonché la collocazione dei diritti volumetrici stessi. La risposta naturalmente è che si recepisce la riserva regionale e si provvede ad integrare la normativa del piano, nello specifico gli articoli del capo 9 per equazione e compensazione, con i contenuti richiesti, ovvero con l'indicazione della necessità di convenzionamento. Passo alla riserva 8A. Stralcio la parte iniziale, affinché l'amministrazione comunale, sulla scorta di quanto sopra esposto, adegui in zonizzazione normativa alla classificazione della viabilità e le relative fasce di rispetto, adegui la norma relativa al controllo degli accessi ai contenuti degli articoli 6,5 e 7,1 della lettera G delle norme di attuazione del PRITML, e verifichi se il tracciato individuato dal piano per la circonvallazione nord è adeguato. Anche in questo caso si recepisce la riserva precisando che sulla base dell'elaborato allegato A verifica dell'impatto del nuovo PRGC sulla rete stradale di primo livello, articolo 166 lettera A della legge regionale 26 del 2012, si è provveduto ad adeguare la zonizzazione con la normativa. Passo alla riserva 8B. L'amministrazione comunale modifichi l'articolo 109 introducendo la ristrutturazione dello studio, le risultanze dello studio sulla viabilità e a loro volta dovranno essere messe in correlazione con le prescrizioni di cui al parere espresso dal servizio. Coerenza. Grazie. Con la prescrizione di cui al parere espresso dal servizio infrastrutturale di trasporto e comunicazione. Anche in questo caso si recepisce all'interno dell'articolo 109 riportando tutta la normativa. Riserva 8C. Peraltro, a proposito delle fasce di rispetto relative alle altre tipologie di viabilità non individuate dal PRITML, si fa presente che, avendo il PRITML stesso sostituito il PRV, trova applicazione la norma del decreto ministeriale numero 1004.
del 68, cioè in forza della disposizione transitoria dell'articolo 234,5 del codice della strada, di cui si evince che la norma in cui gli articoli 16, 17 e 18 relativi alle fasce di rispetto stradali si applicano successivamente alla classificazione delle strade, ed inoltre che fino all'attuazione di tale adempimento trovano applicazione le previgenti disposizioni in materia. Contestualmente si ritiene che le misure delle fasce di rispetto afferenti alla viabilità diverse da quelle individuate dal PRITM debbano essere messe in correlazione con quanto prescritto dal decreto ministeriale 1404 del 68 stesso. Inoltre segue sempre riferendosi a quanto sopra, in relazione alla non applicabilità del codice della strada, si ritiene sia da stralciare dagli articoli 7.26, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 62, 63, 68 e 69 il riferimento operato al codice della strada nella definizione del parametro distanze dalla strada. E naturalmente si recepisce la riserva. Scusi, no, volevo chiedere come procedura, no? Ad esempio, prima mi dai un po' di... No, si sente? Si sente? Sì. Si sente? No. Adesso si sente. Ma mi spieghi perché questo microfono non parla come questo? Scusi, prima come procedura alla risposta, ad esempio la 8B, che ha, prima di passare alla 8C, alla 8B, lei ha illustrato la dicitura, però non ha illustrato tutti i passaggi, ha dato solo la sintesi. No, noi partiamo dal presupposto che conosciamo perfettamente tutto il resto, ma non so se va bene al Consiglio. Cioè, la 8B ha un articolato che si riferisce all'articolo 109 e parla dei punti 1, 2, 3. Quello lei l'ha bypassato completamente? E così è successo anche per gli altri, certo, per la riserva. Come abbiamo indicato in commissione, do la risposta in sintesi, non leggo, non passo a leggere la modifica degli articoli che sono allegati. No, mi dispiace, è il rituale, non va bene, non può essere accettato. Scusi consigliere, ma lei sta parlando delle riserve, sì, non delle risposte? No, delle riserve. Lui vuole che io legga anche... Sto parlando delle riserve. No, io ho capito. Cioè lei vuole che io legga anche la modifica dell'articolo normativo? Non è che voglio, è un dato essenziale. No, il dato essenziale è che con il... No, il dato essenziale è che noi qui facciamo i notai e acceleriamo tutto quello che voi avete fatto in commissione. Ma allora che senso ha il Consiglio Comunale? E che senso ha fare le commissioni? Nelle commissioni sono state elencati e sono stati visti tutti i singoli punti, sono stati descritti e quant'altro. Allora, in commissione le riserve sono state illustrate, i contenuti e le modifiche. Scusi se la interrompo. Lei sa benissimo, sta questione è venuta fuori altre volte. E Ribetti è buon testimone, ma anche voi. La commissione è uno strumento che serve per apportare tutto un ragionamento generale, ma non potete bypassare il Consiglio Comunale. Ma non lo stiamo bypassando, no, come no? Tanto è vero. Scusi, io sono stato a ascoltare fino a 10 pagine nelle quali voi avete dato solo la sintesi di quello che fate per accettare le riserve regionali.
Ma non va bene, perché ai consiglieri comunali non dovete dare solo la sintesi. Ma infatti non le è stata data solo la sintesi, non consigliere, le è stata mandata con la convocazione del consiglio la risposta e tutto il documento integrale. No. Come no? Voi, ad esempio, torniamo nel punto, la riserva 8B che avete appena fatto. Allora voi fate, leggete la riserva amministrativa. Le leggo nel dettaglio da adesso in poi tutte le riserve. Brava. No, aspetti. Sia? No, aspetti, consigliere, le riserve. Ma fate perché è una modalità diversa da quella che è stata però concordata allora, in commissione. Tutto. Sei d'accordo su tutto? Commissione urbanistica. No, è anche in commissione. Allora, in commissione urbanistica sono state lette, sono state risposte e tutto. In commissione. È un fatto tecnico. Scusate. Allora. In commissione capogruppo è stato detto come avremmo proceduto ed è stato detto che per quanto riguardava le riserve e le osservazioni sarebbe stato letto un sunto. Male, malissimo. Però, eravamo là. Il consiglio non può bypassare, cioè il consiglio è sovrano. Non sta bypassando, no, consigliere, perché al consiglio è stato dato tutta la documentazione. Quindi il consiglio non sta bypassando, il consiglio ha in tutti i suoi membri tutta la documentazione. Scusi, allora io le chiedo, voi come modificate le fasce di rispetto? Non c'è problema, fa nei chiarimenti, come abbiamo stabilito in commissione capogruppo, ovvero che io ne davo una lettura riassuntiva. Dopo si aprivano i chiarimenti e nei chiarimenti bene. Si potevano chiedere gli approfondimenti. Quindi, dato per scontato che i consiglieri si ricordano a memoria quello che avete distribuito. No, ce l'avete, non serve ricordarselo a memoria. Scusi, dovete leggere, il documento va letto. Gianelli, abbiamo capito il suo punto. Il documento va letto, perché sennò vuol dire bypassare il Consiglio Comunale. No, allora consigliere, non è sufficiente distribuire. Sì, però ho preso atto che in commissione urbanistica, mi sembra aver capito, è stato deliberato questo, di operare con una sintesi. Che in commissione... No, assolutamente no. Questo non è vero. Urbanistica è stato letto. Bene, allora passo indietro. In urbanistica è stato sviscerato tutto puntualmente. Questa è la regola. Beh, certo, in commissione. In commissione presidenti dei gruppi abbiamo. Non c'era. No, abbiamo fatto due commissioni sulle riserve regionali, due commissioni. No, le risposte. Avete avuto? Le risposte non c'erano. Scusate. Ah beh, non importa. Sì, le risposte non c'erano. Certo che non le... Allora, scusate. Facciamo un po' indietro. In a me va bene uno o due articoli. Gianelli, posso parlare? In commissione urbanistica mi dicono è stato sviscerato puntualmente tutto il due commissioni contenuto sulle riserve. Bene, dell'oggetto regolamentare che oggi è all'esame del Consiglio. In commissione presidenti dei gruppi consigliari abbiamo deliberato di esporre in modo sintetico, le risposte saranno in modo sintetico, dando poi la possibilità senza limiti di richiedere gli eventuali chiarimenti. A questo punto ritengo che essendoci anche poi la fase di discussione, consigliere Giannelli. No, non gli interessa. Consigliere Giannelli, sto parlando con lei soprattutto. Mi ha seguito. Bene, dal punto di vista della legittimità dell'operare mi sembra che non ci sia nessun problema. A questo punto io riterei di proseguire così, perché sennò dobbiamo riaprire tutte le questioni. Sentiamo il Presidente della Commissione Urbanistica che ha chiesto la parola. Prego, sì, consigliere. Solo per dare una piccola testimonianza, il 21 gennaio in sede di Commissione Urbanistica abbiamo letto punto per punto, parola per parola, tutte le riserve della Regione. Non avendo esaurito in tempi utili l'argomento il giovedì 21 gennaio, la Commissione è stata riconvocata per il giorno successivo 22 e abbiamo esaurito tutte le osservazioni dopo averle puntualmente lette e discusse. Grazie consigliere. Sì, consigliere Giannelli, poi dobbiamo proseguire. Prego.
Ecco. Presidente, io non mi riferisco alla riserva comunale. Le riserve comunali sono state lette puntualmente. Io mi riferisco alla risposta dell'amministrazione alle riserve regionali. È stata letta puntualmente in commissione, mi dispiace, non è così. No, mi dica se è così. In commissione sono state esaminate tutte le risposte alle riserve regionali. No. Punto per punto, se vuole ci sono le deregistrazioni, dove si diceva forse che anche, va bene, forse allora, anche. Allora, consigliere, più comunque, di una volta questione... in consiglio comunale abbiamo detto che il fatto che un argomento arrivi sia trattato in commissione non può bypassare il consiglio. Ma non stiamo bypassando il consiglio. Adesso la procedura è quella Giannelli, che io do un così. Sunto di quella che è la risposta. Dopodiché, se lei in fase di chiarimenti vuole avere nel dettaglio le modifiche, me le chiede e io le rileggo in fase di chiarimenti. Posso procedere? Bene, riserva numero 9. Okay. Affinché l'amministrazione comunale adegui la zona H1 alla disposizione contenute nel PRITM, con particolare riguardo alle destinazioni d'uso dell'ambito, allo sviluppo del piazzale intermodale e alla realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la stazione ferroviaria di Pordenone e l'interporto stesso. La risposta che l'amministrazione dà in questa sede è: in riferimento alla prima parte della riserva regionale, si precisa che con delibera della giunta comunale numero 153 dell'8/8/2014 l'amministrazione comunale ha approvato in ottemperanza ai disposti del PPCCI di progetto coordinato dell'ambito 1-5 finalizzato anche alla realizzazione dell'area dello scalo ferroviario esistente che comprende le attrezzature ferroviarie, un edificio adibito ad ufficio, una pesa, una piazzale, un deposito containers e magazzini. Preso atto di quanto riportato nel paragrafo 4.3.7.2 della sezione seconda Sistema regionale della mobilità di merci, della logistica e sistema intermodale del trasporto di persone del PRITM, che definisce per l'interporto centro ingrosso di Pordenone la destinazione d'uso di seguito richiamate, centro direzionale, circuito doganale, officine e servizi per gli operatori del trasporto, sedi per operatori spedizionieri del trasporto, centro logistico. Si recepisce la riserva riconducendo al punto 2 destinazioni dell'articolo 36 della zona H1, zone per attrezzature commerciali di interesse regionale per l'interscambio delle merci, alle suddette destinazioni del PRITM. In riferimento alla seconda parte della riserva regionale, ovvero affinché l'amministrazione comunale adegui la zona H1 alle disposizioni contenute nel PRITM, con particolare riguardo alla realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la stazione ferroviaria di Pordenone e l'interporto stesso, si precisa che la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità e Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici Edilizia, con nota protocollo numero 00394 P del 29/12/2015 ha riscontrato alla nota della Interporto Centro Ingrosso del 22/12/2015 in merito all'allargamento del binario con funzione di asta di manovra, concedendo il nulla osta per quanto di propria competenza alla realizzazione di un binario con funzione di asta di manovra progettato nel rispetto dello standard europeo a larghezza 1,750 m e secondo le previsioni del piano regionale delle infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica, in sostituzione del terzo binario di collegamento tra la stazione di Pordenone, dove era prevista la presa e consegna dei treni merci, e l'interporto centro ingrosso Pordenone S.p.A. Sulla base delle considerazioni succitate si ritiene superata la seconda parte della riserva regionale e non si modificano gli elaborati relativamente alle prescrizioni che riguardano la realizzazione del terzo binario. Riserva 10. Commercio al dettaglio. Nel presente piano la destinazione d'uso commerciale al dettaglio è prevista nelle zone APA, SB, D1A, D3, H1, H2, H3, H4, I e P3, nonché nelle aree di trasformazione afferenti alle zone residenziali BRU, C e C1, le zone commerciali di archeologia industriale. Nella maggior parte delle zone o aree è consentita di fatto una superficie di vendita superiore a 1.500 m².
La normativa regionale vigente in materia, articolo 15 della legge regionale 29 del 2005, al suo regolamento e suo regolamento di esecuzione approvato con DP regionale numero 69 del Presidenza del 23/3/2007, prescrive che l'insediamento di grandi strutture di vendite data da un unico esercizio da un complesso commerciale, il Comune deve preventivamente dotarsi di un piano comunale di settore del commercio. Il Comune di Pordenone è dotato di un piano comunale di settore del commercio approvato il 15/6/2009 ed adeguato alla direttiva Bolkestein tramite la determinazione numero 3044 del 17/12/2013 del responsabile del settore quinto assetto territoriale. Tale piano di settore individua puntualmente le grandi strutture di vendita, siano esse singole o in complesso commerciale, stabilendo per ciascuna di esse la superficie di vendita massima suddivisa in settori merceologici, alimentare e non alimentare. Ora, considerato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 del 2005, sono riconoscibili come grandi strutture di vendita solo quelle individuate dal piano di settore di cui sopra e che quanto consentito nelle zone singole omogenee o aree di trasformazione da parte del presente strumento urbanistico esubera delle previsioni del piano di settore stesso, si solleva la riserva numero 5, affinché l'amministrazione comunale stabilisca un limite massimo di 1500 metri quadri di superficie di vendita in tutte le zone o aree di trasformazione che non rientrino nel piano comunale del settore del commercio e adegui la quantità di parcheggi previsti nelle singole zone o aree alle relative superfici di vendita consentite ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione della legge regionale 29 del 2005. Risposta. Si recepisce la riserva regionale inserendo in tutte le zone omogenee non interessate dalla grande distribuzione l'indicazione del limite della superficie di vendita SV minore a 1500 metri quadri, adeguando il relativo standard da parcheggi. Per le aree di trasformazione sono stati riportati i limiti massimi di superficie di vendita SV stabiliti dal PRGC e dal piano del settore del commercio, adeguando il relativo standard da parcheggio. Nelle aree di attuazione diretta si è provveduto a stabilire il limite di 1500 metri quadri di superficie di vendita, confermando anche in questo caso il richiamo dinamico delle specifiche indicazioni del piano del settore del commercio, conseguentemente sono stati integrati gli articoli relativi agli standard urbanistici. In particolare si precisa, le zone APAS, articolo 15 e 16, contengono già riferimenti normativi anche le previsioni del piano di settore del commercio vigenti, che prevedono una quota generica di commercio al dettaglio da reperire entro il ring pari a 6.000 metri quadri di superficie di vendita. Nella zona D, articolo 20, ad attuazione diretta, per effetto dell'osservazione d'ufficio, è stata introdotta una nuova normativa che prevede il commercio al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 metri quadri. Nelle zone AD ad attuazione indiretta, la scheda normativa riporta il limite della superficie di vendita minore a 1500 metri quadri. Nelle zone B, articolo 21, ad attuazione diretta, è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con superficie di vendita minore a 1500 metri quadri, che vale per tutto il territorio comunale, con la sola eccezione degli ambiti compresi nel ring, dove il piano di settore del commercio prevede a libera localizzazione una quota di commercio al dettaglio pari a 6000 metri quadri di superficie di vendita per nuovi insediamenti. Nelle zone B e C, articolo 30 e 31, ad attuazione indiretta è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con superficie di vendita minore a 1500 metri quadri. Nelle zone di 1A e di 3, articolo 36 e 33, la destinazione commerciale al dettaglio è già consentita solo se preesistente. Nelle zone H1, articolo 37, se in accoglimento della riserva regionale numero 9 è stata tolta la destinazione commerciale al dettaglio. Nella zona H2, articolo 38, è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con superficie di vendita minore a 1500 metri quadri, salvo diverse indicazioni di cui alla scheda normativa del PAC 34 e numero 71. Nelle zone H3, articolo 41, è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con superficie di vendita minore a 1500 metri quadri, salvo diverse indicazioni di cui al piano del settore del commercio. Relativamente alla zona H3, articolo 42 di via Segaluzza e XHC, si evidenzia che trattasi di grande distribuzione in sospensione di attività, per tale motivo è stato mantenuto inalterato l'articolo normativo. Per quanto attiene la zona H4,
L'articolo 43 per effetto della riserva regionale numero 13, lo stesso è stato integralmente sostituito per quanto attiene la zona I. All'articolo 44 per effetto della riserva regionale numero 13-19 è stata soppressa la destinazione d'uso commercio al dettaglio. Nelle zone P3, articolo 47, è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con superficie di vendita minore a 1500 metri quadri. Riserva 13, considerato che il Comune di Pordenone si è adeguato alle indicazioni del PURG con il PRG approvato nel 1986, si ritiene necessario che ora, a distanza di tanti anni, venga operata una ricognizione delle previsioni esistenti ascrivibili alle zone produttive, visto che il rapporto ambientale non si è incaricato di quest'ultimo aspetto. A tal fine si ritiene di sollevare la riserva numero 11. Risposta. In merito alla riserva 11 si informa che l'amministrazione comunale, con delibera del Consiglio Comunale numero 62 del 28 giugno del 2004, ha approvato la variante al PRGC numero 46 per le zone con destinazione produttiva D3.1 e commerciale H2-H3. La variante per tale scopo, in ottemperanza alle modalità stabilite dalla circolare regionale numero 3 del 2/7/1990, recante criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali artigianali, ha redatto il censimento delle attività localizzate entro le zone D3, D3.1 e H2-H3 per gli insediamenti produttivi esistenti, oltre alle nuove individuazioni oggetto della variante. Sono stati quindi reperiti i pareri dell'azienda per i servizi sanitari numero 6 Friuli Occidentale di quello stessa circolare. Si evidenzia che dal censimento descritto ad oggi la zonizzazione del PRG si è arricchita di 7 nuove zone D3, di cui 3 nella parte nord del territorio comunale, le cui individuazione è stata effettuata per riconoscere singole attività produttive esistenti, 3 nella parte sud del territorio comunale, poste a margine delle zone industriali D1, una sempre nella parte sud che si riferisce al riconoscimento dell'attività in essere concessionaria d'auto. Il nuovo PRGC ha nella sostanza confermato le previsioni dello strumento urbanistico vigente. L'unica modifica introdotta riguarda il PAC 77 posto in adiacenza alla zona H1 di interesse regionale. In accoglimento inoltre alla riserva numero 13 le aree per servizi e attrezzature tecnologiche con destinazione specifica LI lavorazione e stoccaggio materiali inerti vengono modificate in zone D3.1. Riserva numero 12A. Nell'assetto zonativo del presente piano, le aree dell'amministrazione militare sono state comprese nelle zone per attrezzature e servizi pubblici, mentre la norma ad esse afferenti è prevista nell'apposito capo 1, aree speciali. Nel piano vigente le stesse aree si collocano nelle zone aree militari ad esse dedicate. Pertanto, considerato che la medesima non rientrano, secondo la legislazione regionale vigente, tra le aree per attrezzature e servizi pubblici, si ritiene che siano riclassificate, analogamente al piano vigente, nelle zone aree dell'amministrazione militare, un tanto anche per coerenza con la relativa norma. A tal fine si ritiene di sollevare la riserva numero 12A. Risposta. Si recepisce la riserva riclassificando le zone aree ad amministrazione militare analogamente al piano vigente ed anche per coerenza con la relativa normativa. Conseguentemente si aggiornano gli elaborati grafici del POC. Riserva 12B. Nell'articolo 76, nelle norme di attuazione, si tratta del centro merci polifunzionale T/SM, per poi nella tavola di zonizzazione, compresa la leggenda, non si trova riscontro. Di conseguenza si solleva la riserva numero 12B affinché l'amministrazione comunale chiarisca e indichi dove è localizzato tale centro merci polifunzionale. Risposta. Si recepisce la riserva riconoscendo come refuso grafico la mancata posizione della sigla T/SM riferita al centro merci polifunzionale, articolo 76. Vengono conseguentemente modificati gli elaborati dalla componente operativa. Riserva 12C. Considerato inoltre che nella leggenda della tavola di zonizzazione compare il retino della zona P4, mentre nella zonizzazione stessa e nelle norme non si trovano riscontro, si ritiene che sia da stralciare anche dalla leggenda in quanto zona non più presente nel piano. A tale fine si solleva la riserva numero 12C. Risposta. Si recepisce la riserva come di seguito descritta. La zona omogenea P4 esistente nel territorio comunale è già presente nelle tavole del POC. Si aggiunge l'articolo 47.1 della NTA e si integra la relazione di flessibilità. Riserva 12D.
Rilevato infine che all'articolo 44 delle norme di attuazione si precisa che la zona I viene suddivisa in 4 ambiti attuattivi e che in zonizzazione non si rinviene tale suddivisione, si solleva la riserva 12D affinché venga individuata la suddivisione in 4 ambiti della zonizzazione. Risposta: si recepisce la riserva modificando gli elaborati grafici della componente operativa, introducendo la suddivisione in ambiti attuattivi della zona I, centro direzionale Galvani. Riserva 12E, considerato che nelle tavole dei vincoli è stato individuato l'ambito interessato dalla verifica degli ostacoli legato alla presenza dell'aviosuperficie sita in comune di San Quirino, si ritiene che tale perimetro debba essere introdotto nelle tavole di zonizzazione per lo stesso, sia da predisporre apposita norma che precisi gli eventuali vincoli posti all'uso del territorio. A tal fine si solleva la riserva 12E. Risposta: il cono delle aviosuperficie è stato inserito negli elaborati grafici del PRGC e conseguentemente è stato predisposto l'articolo 137 ter che norma l'aviosuperficie, tale cono. Riserva 13. Apparato normativo tecnico di attuazione. L'impianto normativo prefigurato ha una sua strutturalità che appare condividibile e in linea con l'impostazione tecnico-disciplinare che contraddistingue il percorso di formazione del piano, anche se per alcune parti sono state riproposte norme vigenti, poiché ritenute comunque coerenti con gli obiettivi individuati. Tale impianto comprende anche le schede normative agli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, elaborati COA2A e COA2B. Ciò nonostante, si ravvisa comunque la necessità di formulare la riserva numero 13 al fine di rendere alcuni contenuti delle norme stesse, non oggetto di precedente trattazione nel presente documento, più aderenti con i vari livelli della pianificazione della legislazione sovraordinata e di settore, o per assicurare la certa applicazione del nuovo strumento urbanistico. Riserva 13.1. Nell'articolo 1, finalità, stralciare dalla seconda e terza riga quanto segue: provvede alla revisione dei vincoli urbanistici giunti a scadenza, in quanto il presente PRGC non può essere considerato di revisione e di reiterazione dei vincoli, come peraltro già sopra specificato. La risposta è: l'articolo 1 viene modificato come da riserva. Riserva 13.2. Nell'articolo 6, variazione della destinazione d'uso, stralciare il punto 2, in quanto la legge regionale 19 del 2009 non prevede la comunicazione al comune in caso di cambio di destinazione d'uso senza opera. Risposta: il punto 2 dell'articolo 6 dell'NTA viene modificato come da riserva regionale, togliendo la prescrizione inizio lavori, in quanto l'articolo 16,5 della legge regionale 19 del 2009 del 2009 conferma la necessità della comunicazione anche nel caso di cambio della destinazione d'uso senza opere. Riserva 13.3. Nell'articolo 7, parametri urbanistici ed edilizi, adeguare la definizione di cui è il punto 1, 2 e 3 alle corrispondenti contenute nell'articolo 32 nelle NDA del PURG. Adeguare la definizione di cui al punto 9, 10, 12, 14, 16 e 21 alle corrispondenti del codice dell'edilizia, legge regionale 19-2009 e del suo regolamento di attuazione, e stralciare le definizioni di cui al punto 11, 24 C e 26. Un tanto, visto la normativa regionale di cui sopra non consente definizioni personalizzate. Risposta: la riserva regionale viene accolta come segue: articolo 7 NTA punto 1, 2, 3 vengono sostituiti con quanto previsto dall'articolo 32 della NTA del PURG. Articolo 7 della NTA punto 9, 10, 12, 14, 16 e 21, la definizione viene modificata come da codice dell'edilizia, legge regionale 19 del 2009 e del suo regolamento di attuazione. Articolo 7 NTA punti 11, 24 C e 26 vengono stralciati come da riserva. Riserva 13.4. Scusi? Me lo chiede dopo nei chiarimenti? Grazie. Riserva 13A. Nell'articolo 13.4. Nell'articolo 9, attuazione indiretta, stracciare il punto 3, che tratta di flessibilità del perimetro dei PAC. Tale contenuto potrà essere riproposto eventualmente nella relazione di flessibilità. Nella stessa dovrà essere rapportato con la flessibilità delle diverse zone omogenee, tenendo conto che la flessibilità di ogni zona omogenea, in sensi dell'articolo 63 bis, 7 lettera B della legge regionale 5 del 2007, non può superare il 10% di aree destinate alla funzione di piano. L'articolo 9 viene modificato come da riserva.
Riserva 13.5, l'articolo 13, usi temporanei, si prevede che nelle zone C e D possono essere autorizzati usi temporanei per utilizzare spazi ed edifici altrimenti inutilizzati. Considerato che l'articolo 20 della legge regionale 19 del 2009 norma la fattispecie in questione, si ritiene che la norma adottata sia da mettere in coerenza con le disposizioni regionali. Risposta. La finalità di cui l'articolo 20 della legge regionale 20 del 2009 fanno riferimento a particolari esigenze riconducibili alle singole attività imprenditoriali, precisando che i locali sono destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'articolo 13 della NTA ha invece lo scopo di facilitare la nascita e lo sviluppo di attività economiche e promuovere il riuso di strutture abbandonate o sottoutilizzate nel rispetto dei principi formatori del piano riconducibile al minor consumo di suolo. Si prende atto della prescrizione regionale che può essere accolta solo abrogando l'articolo in quanto la proposta di modificazione non risponde alle motivazioni che hanno portato all'introduzione dell'articolo medesimo. Ci si precisa inoltre che il ricorso alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale 20 del 2009, succitato, che riguarda l'autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, è comunque possibile a prescindere da quanto riportato nelle NTA del PRGC. Riserva 13.6. Negli articoli 15, zona P, centro storico primario, e 16, zona S, di pregio storico ambientale, si ritiene siano da specificare gli interventi edilizi ammessi e che gli stessi non sia da demandare al piano attuativo. Infatti, a tale proposito, la normativa regionale urbanistica vigente purga l'articolo 34, precisa che i piani di grado subordinato dovranno prevedere... Scusi... ho perso il filo. Infatti, a tale proposito, la normativa urbanistica regionale vigente, purga all'articolo 34, precisa che i piani di grado subordinato dovranno prevedere, con l'osservazione di criteri metodologici di cui al successivo allegato A, una classificazione delle aree e degli immobili compresi nelle zone. Viene inoltre precisato che a ciascuna sottozona corrisponde un determinato intervento. Ci saranno le sottozone dove l'intervento ammesso è solo il restauro e così via. Ciò sta a significare che è compito del PRGC stabilire, in base allo stato di fatto e ai relativi vincoli, stabilire la tipologia di intervento consentita per ciascuna sottozona edificata o meno. E a maggior ragione a Pordenone, dove il PURG individua un centro storico primario vincolato anche dall'ex legge 1497 del 39. Allo strumento attuativo rimane il compito di meglio dettagliare quanto già stabilito dal PRGC. Risposta. Gli articoli 15 e 16 vengono modificati come da riserva, introducendo per le zone B le classificazioni degli immobili per le tipologie edilizie da individuare per ogni unità di spazio edilizia e spazio scoperto, e per le zone AP e AS le categorie di intervento nel rispetto dell'articolo 34 del PURG e l'abaco delle trasformazioni fisiche. Riserva 13.7. Nell'articolo 18, zone ARC, archeologia, si ritiene siano da individuare gli indici e i parametri necessari per realizzare i servizi e le attrezzature collettivi previsti, in quanto è compito del PRGC stabilire le quantità e le relative compatibilità di quanto si intende consentire nella zona stessa. L'articolo 18 viene modificato come da riserva, precisando che non sono consentite nuove costruzioni, ad eccezione di quelle necessarie a tutelare e proteggere a tutela e protezione dei reperti archeologici. Riserva 13.8. Nell'articolo 21, zona B, zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta, stralciare la lettera B dal punto 2, modalità di attuazione, in quanto l'articolo 63 bis, comma 6 della legge regionale 5 del 2007 prevede che lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di PRPC. Inoltre si ritiene che sia uno dei compiti del PRGC e non del piano attuativo stabilire i parametri urbanistici ed edilizi.
Risposta: l'articolo 21 viene modificato come da riserva regionale. Riserva 13.9, nell'articolo 22, zone B0, ambiti residenziali di interesse morfotipologico, nel punto 2, destinazione d'uso, nella lettera A, aggiungere dopo la parola uso quanto segue: tra quelli di cui al precedente articolo 21.3. L'articolo 22 viene modificato come da riserva. Riserva 13.10, nell'articolo 25, zone B1.5, residenziale a moderata intensità, nel punto 2, parametri edificatori, nella prima riga della lettera B, sostituire il simbolo A maiuscolo con A minuscolo per adeguamento con la tavola di zonizzazione. L'articolo 25 viene modificato come da riserva. Riserva 13.11, nell'articolo 31, zone C, zona di espansione residenziale, si ritiene sia da aggiungere una norma quadro al pari quello strumento urbanistico vigente che fornisca i parametri urbanistici ed edilizi di e quant'altro, un tanto per consentire varianti al PRPC delle diverse zone. Analogamente sarà da predisporre una norma anche per le zone C1. Controdeduzione: l'articolo 31 viene modificato C1 come da riserva regionale, inserendo gli indici urbanistici e degli edilizi per la zona C e C1. Riserva 13.12, nell'articolo 32, zone D1, zone industriali di interesse regionale ad attuazione indiretta, è necessario indicare la misura dei parametri relativi alle distanze dei confini della strada, in quanto si ritiene che sia uno dei compiti del PRGC e non del piano attuativo stabilire i parametri urbanistici e degli edilizi. L'articolo 32 viene modificato come da riserva. Riserva 13.3. Nell'articolo 32, 33, 35, 36 delle zone produttive D1, D1A, D2 e D3 sono consentite destinazioni d'uso quali direzionali, trasporto di persone e merci, commerciali all'ingrosso, servizi e attrezzature collettive, che non sono relazionate con le attività insediate come prescrive la normativa regionale vigente in materia. Infatti, l'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG prescrive che sono consentite le attività produttive nonché le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti, potrà consentirsi altresì la realizzazione di edifici per la commercializzazione dei prodotti di tale attività. Si ritiene pertanto che le destinazioni d'uso delle zone produttive siano adeguate a quelle prescritte dal PURG. D'altra parte, l'articolo 61,2 bis della legge regionale 19 del 2009 prevede che lo strumento urbanistico possano prevedere specificatamente specificazioni e integrazioni alle categorie generali delle destinazioni d'uso al fine di regolamentare gli interventi degli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante dello strumento urbanistico. Tale possibilità di deroga è già prevista all'articolo 5.3. Ciò posto, si precisa che quanto previsto all'articolo 61 sopracitato fornisca solo una possibilità di deroga e che sia in ogni caso da contemperare la destinazione d'uso prevista all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG. Risposta: gli articoli 32, 33, 35 e 36 relativi alla zona produttiva di 1, di 1A, di 2 e di 3 vengono modificati come da riserva prevedendo destinazioni d'uso coerenti con l'articolo 37 delle norme delle NTA del PURG. Viene inoltre precisato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 delle NTA del PURG, sono fatte salve le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del presente piano, 7 luglio 2015, non compatibili con quelle prescritte delle NTA del PURG. Riserva 13.14, nell'articolo 34, zone multiservizi in ambito di 1A, ex PIP Sud, specificare a quali servizi ci si riferisce e dove sono localizzati. Il titolo dell'articolo 34 viene integrato precisando la localizzazione di tali servizi la cui origine proviene dal PIP Sud. Riserva 13.15, nell'articolo 35 delle zone D2, zone degli insediamenti industriali artigianali di interesse comunale o comprensoriale, mettere in coerenza i punti 11, 12, 13 e 14, nei quali si forniscono indici e prescrizioni per il PAC numero 50, con quanto contenuto nella scheda di cui ha elaborato COA2B afferente lo stesso PAC. I punti 11, 12, 13 e 14 vengono abrogati, confermando quanto contenuto nella scheda del PAC numero 50.
Si precisa inoltre che nel caso specifico prevale quanto contenuto nella scheda in applicazione della norma di carattere generale contenuto in tutte le schede che prevede, per quanto non esplicitato nella presente scheda, si rimanda alle norme tecniche di attuazione del PRGC. Riserva 13.16. Nell'articolo 36, zone di 3, zone degli insediamenti industriali artigianali esistenti, nel punto 5, parcheggi stanziali di relazione, nella lettera C, aggiungere dopo la parola addetti quanto segue, con un minimo di un posto macchina. L'articolo 36 viene integrato. Riserva 13.17. Nell'articolo 39, zone H2, zone per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale comunale, ambito parco commerciale, dal punto 1, premessa, stralciare la lettera A, in quanto la legge regionale 29 del 2015, come adeguata alla direttiva Bolkestein, non prevede più i piani regionali per la grande distribuzione per gli insediamenti di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore ai 15.000 metri quadri. Nel punto 11, distanza della strada, aggiungere dopo la parola grafici quanto segue e normativi. Si ritiene inoltre siano da mettere in coerenza le tipologie di destinazione d'uso di quel punto 3 con quelle richiamate al successivo punto 5 per individuare le quantità di aree per parcheggi afferenti ad ognuna. L'articolo 39 viene modificato come da riserva. Riserva 13.18. Nell'articolo 43, zone H4, sono zone per attrezzature e servizi extracomunali, si ritiene sia da sostituire il testo adottato con quello vigente, in quanto nel testo adottato si fa riferimento alle zone P3 e l'articolo 43 viene sostituito. Riserva 13.19, articolo 44, zone I, zone per insediamenti direzionali e destinazioni d'uso. Sono consentite destinazioni d'uso quali commercio al dettaglio, residenze e servizi per attrezzature collettive, che si pongono in contrasto con l'articolo 42 delle norme tecniche del PURG, che prescrive per questa zona insediamento di attrezzature edilizie connesse con le attività direzionali. Ora, riprendendo le stesse argomentazioni già svolte per le precedenti riserve riguardanti le zone produttive, si ritiene che le destinazioni d'uso previste per le zone I debbano essere messe in correlazione con l'articolo sopra riportato dal PURG. L'articolo 44 viene modificato come da riserva. Riserva 13.20, articolo 47, zone P3, zone per impianti ricettivi, si ritiene sia da precisare dove si trova in zonizzazione a zona P3 relativa a Villa Tinti e quali sono i limiti relativi alla destinazione d'uso residenziale. L'articolo 47 viene modificato come da riserva regionale prevedendo la localizzazione di Villa Tinti e i limiti relativi alla destinazione d'uso residenziale che non dovrà essere prevalente rispetto all'intera zona P3. Riserva 13.21, nell'articolo 48, stralciare dal titolo zone C, in quanto le aree di trasformazione sono localizzate, oltre che nelle zone C, anche nelle zone BRU, C1, H e D. L'articolo 48 viene modificato come da riserva regionale. Riserva 13.12, nell'articolo 49, stralciare dal titolo 13.22. Nell'articolo 49 stralciare dal titolo di concorsualità, in quanto nella norma non si rinviene tale metodologia, stralciare l'intero punto 2 in quanto doppione del 3. Risposta: la riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva numero 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui ha già citato riserva numero 7. Riserva 13.23. Nell'articolo 50, prescrizioni per gli interventi negli ambiti di trasformazione, scheda 13.23. Prescrizione per gli interventi negli ambiti di trasformazione, schede normative, nel punto 5 è previsto che le aree di trasformazione in zone C con superficie inferiore a 4.000 metri quadri si attuino senza predisporre il piano attuativo, ma attraverso un permesso di costruire convenzionato, utilizzando la scheda prevista dal piano. Ora, considerato che l'articolo 36 delle norme di attuazione del PURG prevede che nelle zone C i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati, si ritiene che le zone C con superficie inferiore ai 4.000 metri quadri siano riclassificate in una zona B particolare, nella quale l'attuazione avvenga attraverso un permesso di costruire convenzionato, utilizzando la scheda prevista dal piano.
Inoltre, nel punto 7, 8 e 9 sono da citare le leggi e i regolamenti di riferimento rispettivamente all'identificazione del reticolo idrografico, alla classificazione acustica, agli aggiornamenti tecnici finalizzati al risparmio dell'acqua potabile e al contenimento del consumo delle risorse idriche. Piano regionale di tutela delle acque. Risposta: si accoglie la riserva come segue. Le aree di trasformazione originariamente previste in zona C con superficie minore a metri quadri 4.000 sono state modificate in zone BC, integrando con un apposito paragrafo l'articolo 30 dell'articolo 48 dell'NTA. Sono state conseguentemente modificate le schede normative e gli elaborati grafici di piano. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva numero 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui ho già citato riserva numero 7. Riserva 13.24. Nell'articolo 51 per equazione e compensazione, nella prima riga del punto 1, sostituire la parola all'articolo 2,1.OP con quanto segue agli articoli 31 e 32. Nell'ultima riga del punto 3 sostituire il numero 52 con 53. Inoltre si ritiene che nel punto 2 sia da specificare dove è individuato in zonizzazione il tessuto urbano consolidato e sia poi da mettere in coerenza tale elemento con le aree di rigenerazione urbana indicate nel piano struttura. Risposta: la riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva numero 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui ho già citato riserva numero 7. Si precisa che le aree della rigenerazione urbana vengono indicate esclusivamente nella componente strutturale e costituiranno riferimento per una futura variante da apportare alla componente operativa da elaborare sulla base di specifici studi PAES sull'efficienza energetica delle aree edificate esistenti come previsto nella tabella contenente obiettivi e strategie. Riserva 13.25. Nell'articolo 52, applicazione della perequazione di comparto, sostituire nell'ultima riga il punto 1 le parole POC con PRGC, in quanto nel resto della normativa ci si riferisce al PRGC. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva numero 7. Riserva 13.26, nell'articolo 53, applicazione della compensazione per la rigenerazione urbana e qualità ambientale, aggiungere nella prima riga del punto 4 dopo la parola previsione quanto segue, esterne ai comparti e o alle aree di trasformazione, per maggior chiarezza della norma tenuto conto che ci sono le aree per servizi interni ai comparti di zone C1. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva numero 7. Riserva 13.27. Nell'articolo 54, mantenimento dei diritti volumetrici delle aree sottoposte a perequazione, si ritiene che la funzione usi temporanei sia da mettere in correlazione con quanto è prescritto l'articolo 20 della legge regionale 19 del 2009. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva numero 7. Riserva 13.28, nell'articolo 56, riqualificazione degli spazi urbani residuali, nell'ultima riga del punto 3, sostituire CA con CO. Viene modificato come da riserva regionale l'articolo 56. Riserva 13.29, nell'articolo 60, zone agricole E, nel punto 7, interventi sul territorio, aggiungere alla fine della lettera H quanto segue, limitatamente alle destinazioni d'uso agrituristica. Un tanto considerato che l'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG non prevede tale funzione nelle zone agricole. Risposta: all'articolo 60 viene modificato come da riserva. Riserva 13.30, l'articolo 62 zone E5, zone di preminente valore ambientale dal punto 7 distanze dei confini, aggiungere nella prima riga della lettera A dopo la parola confinante quanto segue, con zone diverse dalla. Inoltre si ritiene che nelle tavole di zonizzazione sia riportato il perimetro dei vincoli speciali per la chiesa di San Leonardo e con ciò sia specificato nel punto 10 ultimo comma. L'articolo 62 viene modificato. Riserva 13.31, nell'articolo 64 e B, ambiti agricoli di riqualificazione di riequilibrio ambientale, sostituire la nomenclatura degli ambiti agricoli con la zona E4.1, in quanto la norma a cui si fa riferimento è quella della zona E4, ma soprattutto perché il PURG tra le diverse zone agricole non contempla una zona EB. Risposta: all'articolo 64 viene modificato come da riserva e viene inoltre adeguato l'articolo 60 anche con riferimento alla nuova zona E4.1.
Riserva 13.32, nell'articolo 65 parco urbano compressorale RPC si ritiene sia da stralciare la destinazione d'uso residenziale, in quanto si verificherebbe un incremento che non è stato preso in considerazione e valutato nel calcolo della CIT del piano, ovvero della capacità insediativa teorica. Risposta. Nel merito della riserva si ritiene di dover segnalare quanto dispone l'allegato A.2, primo capoverso del PURG, facendo presente che l'ambito di riferimento non sembra rientrare tra quelli rilevanti al fine del calcolo della capacità insediativa teorica. Inoltre, trattandosi nel caso specifico di previsioni concernenti il recupero di patrimonio edilizio esistente, non sembra ultroneo richiamare gli articoli 35,2 bis e 36,3 bis della legge regionale 19 del 2009. Poiché infine, in ordine all'ambito oggetto di riserva, è pervenuta osservazione da parte degli alcuni proprietari, si ritiene opportuno far presente in questa sede che è intenzione dell'amministrazione accogliere parzialmente l'istanza del privato relativamente all'insediamento di funzioni che promuovano l'attività e funzioni del parco, se del caso anche mediante limitati ampliamenti dell'edificazione esistente. Riserva 13.33. Nell'articolo 66 ESTP, zone agricole con possibile riconversione a spazi per il tempo libero di iniziativa privata, si ritiene che sia da modificare la denominazione della zona, escludendo dalla sua formulazione ogni riferimento alla zona agricola, un tanto considerato che l'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG non prevede tale funzione nelle zone agricole. Risposta. L'articolo 66 viene modificato e tolta la parola agricola. Riserva 13.34, nell'articolo 71, prescrizione di indirizzi per gli elementi appartenenti alla rete ecologica comunale, si è rilevato che il punto 5, ambiti di mitigazione, non è concluso. Si ritiene pertanto necessario di introdurre la parte restante dell'articolo. Risposta. In accoglimento della riserva dell'articolo 71 è stato integrato con la previsione di riserva specifica attenzione alla realizzazione di specifiche zone di mitigazione nelle aree di corridoi in cui confluiscono molteplici percorsi. Riserva 13.35. Nell'articolo 90 servizi e impianti tecnologici sono individuati con le denominazioni LI attrezzature di impianti per la lavorazione, lo stoccaggio e il deposito di materiali inerti. Ora, considerato che tali destinazioni d'uso si configurano come attività produttive vere e proprie e non per servizi, si chiede di dar conto delle motivazioni ancorché vigenti sulla loro collocazione tra i servizi e gli impianti tecnologici. La riserva regionale viene accolta inserendo tali insediamenti in una zona nuova di 3.1 e vengono quindi modificati gli elaborati grafici RNTA prevedendo un nuovo articolo. Riserva 13.36. Nell'articolo 119, ambiti privati di tutela dei corridoi ecologici, si prevedono particolari limitazioni per l'edificazione privata. Ora, considerato che le previsioni di corridoio ecologico deve discendere da previsioni strutturali che abbiano un senso compiuto e che l'articolo 63 bis, comma 4 della legge regionale 5 del 2007 specifica che si possano introdurre vincoli di inedificabilità unicamente a fronte di vincoli stabiliti da normative sovraordinate, si ritiene che la previsione stessa sia di ricalibrare in tal senso. Risposta. Premesso che le previsioni dei corridoi ecologici, stata realizzata con lo scopo di mitigare la sostenibilità complessiva del sistema urbano ed è stata specificatamente e puntualmente valutata nel rapporto ambientale ai capitoli 16 e 17 e rappresenta un elemento indispensabile per garantire la sostenibilità del piano stesso, si concorda sull'opportunità di strutturare l'articolo stesso in modo che possa rispondere alle molteplici situazioni riconducibili al sistema urbano senza penalizzare la possibilità edificatoria, ma garantendo al contempo gli elementi ambientali atti a garantire la sostenibilità del PRGC. Sulla base di questi criteri si indica l'articolo 119. Riserva 13.37, l'articolo 121, connessione ambientale da preservare, nella seconda riga al punto 1 sostituire la parola perdi con verdi.
viene modificato l'articolo 121. Riserva 13.38, nell'articolo 122, ambiti di tutela del tracciato della Pontebana in relazione al punto 2, si ritiene debbano essere indicate per la lettera C, che fornisce criteri prestazionali obbligatori per l'edificazione delle zone B, maggiori giustificazioni sotto il profilo igienico-sanitario, mentre per le zone D specificare specificazioni inerenti ai criteri di mitigazione per ridurre gli impatti degli interventi afferenti alle zone H2, H3 e D3. Risposta: in accoglimento alla riserva, l'articolo 122 è stato modificando seguendo i seguenti criteri. A. Specificazione delle motivazioni igienico-sanitarie relative agli interventi prescritti. B. Individuazione di specifici rimandi progettuali per la realizzazione e la mitigazione delle aree non edificate nelle zone H2, D3 e H3. Riserva 13.39, nell'articolo 127, beni soggetti alla tutela del decreto legislativo 42 del 2004, integrare il comma 5 con l'elenco degli altri beni oggetto di vincolo, ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42 del 2004, e sostituire nell'ultima riga la parola 70 anni con quanto segue: 50 anni e sia di opere di autore non più viventi. Inoltre si ritiene sia da precisare a quanti ambiti, a quali elaborati allegati al PRGC si faccia riferimento al comma 6. L'articolo 127 viene modificato come da riserva. Riserva 13.40, negli elaborati CO A2A e CO A2B, contenenti schede normative, ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, si ritiene che per consentire una corretta ed univoca gestione sia da precisare per ciascun ambito PAC C1 e BRU qual è la zona relativa normativa a cui si fa riferimento, sia da precisare quale parte della scheda rivesta carattere cogente e quale invece possa considerare non avere valore prescrittivo ma solo indicativo ai fini della progettazione, siano da introdurre nell'abito degli indirizzi progettuali riferimenti precisi alle tavole e ai collegati considerati. Risposta: in ogni singola scheda è stata precisata la zona e la relativa normativa a cui si fa riferimento, così come è stata precisata quale parte della scheda rivesta carattere cogente e quale invece possa considerarsi non avere valore prescrittivo, ma solo indicativo ai fini della progettazione. A maggior chiarimento circa la cogenza o meno della singola parte delle schede è stato integrato l'articolo 50 dell'NTA. È stato introdotto nell'abaco quanto richiesto. E con questo ho concluso l'illustrazione risposta alle riserve. Grazie Assessore per la maratona. Bene, abbiamo praticamente una mezz'ora per iniziare i chiarimenti. Il Consigliere Giannelli credo si sia iscritto per questo tipo di intervento. Prego. Allora, intanto mi scuso col Consiglio, parlo da seduto perché riesco, se non avete nulla da eccepire. No, ecco, voglio precisare al Consiglio che raccoglieremo tutte le richieste e chiarimenti, poi ci sarà un'unica risposta da parte dell'amministrazione. Certo. E poi un'altra cosa, in conferenze dei presidenti mi hanno pregato di invitare i consiglieri a fare delle domande puntuali dal momento che c'è la possibilità della discussione di mezz'ora, pertanto così vediamo di organizzare meglio i lavori. Prego, consigliere. Allora, preliminarmente voglio sapere se le risposte che avete dato al parere e alle osservazioni vincolanti della Regione sono state in qualche modo confrontate, per non dire concordate, con gli uffici regionali. Diversamente vorrei che l'amministrazione dicesse al Consiglio Comunale cosa succede se il piano regolatore viene approvato e alcune risposte alle riserve regionali non vengono accolte dalla Regione. Questa è una prima domanda, proprio chiarissimamente. Noi approviamo il piano, no, voi approvate il piano. Il piano passa in Regione e, alla risposta numero 13, no, la Regione dice no, non sono d'accordo, non mi va bene. Voglio sapere cosa succede. Cioè, io lo so cosa succede, però voglio che lo diciate in Consiglio. Puntualmente,
adesso bisogna avere un po' di pazienza perché ci sono due sistemi, no? O uno interviene articolo su articolo e allora è un botta risposta veloce, oppure se come ha preferito l'assessore io adesso li ripasso tutti e dico di ogni articolo che cosa devo dire. Allora, sulla riserva 6, laddove si parla dell'archeologia, vorrei sapere quali interventi sono ammessi e se il parere della paesaggistico può essere espresso dal comune oppure è solo in capo alla regione. Per quanto attiene la riserva 8A, che parla della classificazione della viabilità, vorrei sapere quali sono le fasce di rispetto previste e se sono state prese in considerazione quelle proposte da noi in sede di commissione. Per quanto riguarda la riserva, se vado più piano, se dovete prendere nota. Per quanto riguarda la riserva 8B, prego. Sì, scusi, sempre per la 8A, mi sono dimenticato, mi ero appuntato anche, che cosa prevedete in variante per il controllo degli accessi? Poi, quindi torno alla 8B, che si riferisce, ecco, volevo sapere, a un certo punto viene la regione, dice che bisogna fare un'analisi incrementale del traffico obbligatoriamente e si riferisce a superfici maggiori di interventi in superfici maggiori di 10.000 metri e anche in aree di trasformazione residenziale, sia per gli insediamenti commerciali che per gli insediamenti residenziali. Vorrei sapere se queste analisi incrementali del traffico sono a carico del cittadino oppure possono essere, anzi dal mio punto di vista dovrebbero essere fatte dall'amministrazione comunale in sede di definizione della zonizzazione. Per quanto riguarda la riserva 9, che è quella delle zone H1, vorrei sapere quali sono le destinazioni d'uso prescritte, previste e se è prevista l'attuazione diretta. Che balle. Riserva 10, commercio al dettaglio. Qui vorrei sapere se una modifica così importante a livello del piano regolatore Lopez non rivesta quella caratteristica di cui dicevamo prima di riadottabilità del piano, perché è una riserva e conseguente risposta strategica, cioè 1500, io mi riferisco al commercio al dettaglio, siamo nell'ambito del commercio al dettaglio, cioè stabilire che quando si superano 1500 metri quadri bisogna andare nel piano di settore, vuol dire ad esempio impedire a Prada di aprire un suo contenitore in Corso Vittorio. Questa è una scelta strategica e quindi per me rientra in quelle scelte di cui il Comune deve dire no, cavoli, come previsto per legge io devo riadottare il piano. E guardate che qui, siccome tra l'altro questo piano ormai è diventato un cavallo di battaglia elettorale, non posso esimermi da fare un appunto. I momenti in cui abbiamo bisogno di tutti e di tutto,
i momenti in cui è mia moglie. Alla moglie bisogna rispondere sindaco o no? No. Prima il consiglio comunale. Scusate. Eccolo. Subito. Guarda, Martina, tu sei proprio... Voi capite che in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, a maggior ragione, siccome soldi non ce ne sono più, un sindaco, un comune deve dire privato, vieni a darmi una mano, di cosa hai bisogno? Cosa vuoi fare? Vuoi venire a Pordenone? Sì, farei volentieri, ma posso fare solo 1500 metri quadri di... perché guarda che ci sarebbe il castello, l'ex carceri, che Benetton vorrebbe fare un nuovo store, però non puoi fare più di 1500 metri quadri, e no, non è possibile. Quindi ecco, ho fatto un esempio, apro di nuovo il ragionamento sulle scelte strategiche, che dal mio punto di vista, quando l'approvazione di un piano passa a affrontare questioni strategiche, io non può essere approvato, deve essere riadottato. Lo trovo, sì, come minimo, è una modifica strutturale questa, sulla quale io non sono d'accordo. E poi dirò che in certi casi le riserve vincolanti della Regione non erano affatto condivisibili. E voi, pur di aver approvato il piano, le avete considerate. Sì. Chiusa la parentesi, ma non elettorale, una questione. Posso bere un goccio d'acqua, Presidente? Grazie. A volte in questa sede un architetto si sveste del suo titolo e si veste del titolo di consigliere comunale, che fa il suo mestiere, chiusa la parentesi tra colleghi. Vorrei sapere, riserva 12C. Allora, siamo nelle zone P4. Vorrei sapere quali nuove destinazioni d'uso sono ammesse e le altezze, cioè degli indici urbanistici, se avete previsto una deroga alle altezze e i parcheggi di relazione, se lo standard dei parcheggi di relazione è riconfermato il 30 oppure può essere abbassato. Sulla riserva 12E, scusi, capisci giusto? Guarda che non è, sto infintando che è importante sta roba delle, perché noi andiamo con l'approvazione a modificare. Lei architetto Toffolo è sempre con me, è sempre così pungente, io sono buono e tollerante, no? Siamo tra amici in fondo, no? Allora, riserva 12 è come Empoli. Sull'avio superficie, voi sapete che è un mio chiodo fisso, però la definizione che leggo all'articolo 137 ter non è assolutamente chiara rispetto alle distanze da tenere. Proprio io l'ho riletto l'articolato e dal mio punto di vista non è chiaro. Per quanto riguarda la riserva 13.3, ecco, qui vorrei sapere, veramente vorrei che diceste ai consiglieri comunali quali sono i nuovi parametri urbanistici ed edilizi. Riserva 13.4. Sì. Ah. L'articolo 9 parla dell'attuazione indiretta, cioè si riferisce all'attuazione indiretta. Io vorrei sapere come mai non è stata inserita l'attuazione diretta così come avevamo chiesto in sede di commissione.
sull'articolo 13.6 vorrei che diceste ai consiglieri comunali, assunto, premesso che il piano particolare giunto del centro storico dal mio punto di vista ha bisogno di essere totalmente ripensato alla luce delle mutate situazioni storiche, economiche che sta passando la nostra città, è ricordato che dal nostro punto di vista consideriamo il centro storico come l'unico vero centro commerciale e di rinascita della città, vorrei sapere come è prevista la classificazione degli edifici e come è possibile inserire il commercio all'interno dei singoli edifici edilizi a livello verticale. L'esempio vale per quello che ho detto prima. Arriva un importante come si dice, marchio commerciale che dice, tipo Coin per intendersi, io compro il palazzo e faccio il mio store su tutti i piani. Ecco perché è importante la classificazione dell'edificio. Oggi si può fare di tutto e di più all'interno di un corpo di fabbrica quattrocentesco, salvo distruggere gli affreschi. Quindi la classificazione degli immobili è importante. Ecco, poi mi ero sottolineato, vorrei capire quali sono le prescrizioni fisiche per la trasformazione. Questo sempre in capo alla riserva 13.6, la prima parte era quella che ho detto sulla grafica. Vorrei sapere quali sono le prescrizioni per le trasformazioni fisiche. E anche qui, cioè, io mi rendo conto che siamo all'interno di un dettato più specifico a un piano particolareggiato del centro storico. Ma siccome il piano regolatore prevede dei paletti per il piano particolareggiato del centro storico, credo fondamentale discuterli. Faccio un esempio per tutti: l'inserimento degli ascensori, salvo che non siano quelli per handicappati, bla 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 bla, è vietato, no? È un tabù. Voglio sapere se il piano regolatore dice non mi interessa quello che prevede la soprintendenza. No, voi sapete come la penso sulla burocrazia. Ogni palazzo del centro storico deve poter avere un ascensore, se no il centro storico resta quello che è per altri 100 anni, quando gli esseri umani non ci saranno più e le zanzare che hanno le ali non avranno bisogno degli ascensori. Cioè prevedere alcune questioni sulle trasformazioni fisiche è fondamentale. Assieme, posso? È fondamentale capire anche cosa prevedete sulla composizione dei materiali, sempre per il centro storico, mi riferisco sempre al centro storico, le prescrizioni sui materiali. Vorrei che il Consiglio Comunale sapesse se, ad esempio, per illuminare un tetto posso aprire un abbaino oppure un lucernario. Il lucernario è una cosa, l'abbaino è un'altra. La rinascita del centro storico parte da una grande flessibilità in capo a interventi e materiali. È il piano regolatore che deve dare questa... Se no, guardate quante gru ci sono in centro storico, nessuna. Negli anni 90 ce n'erano e ce n'erano tante. In capo a... riserva 13.8. Ah no, mi ero... Sì, scusi, no, 13.18. Nel zona H4.
Vorrei sapere quali sono le nuove destinazioni d'uso e se negli indici urbanistici è stato riconfermato, cioè noi avevamo chiesto un'utilizzazione fondiaria maggiore, dico subito lo 0,50. Vorrei sapere quanto avete previsto e le distanze dai confini. Noi avevamo chiesto una distanza inferiore. E poi avevo anche, vorrei sapere quali prescrizioni sono previste per il laghetto Tomadini. Quello di Via della Libertà, eh. No, mi sembra per il momento di non avere più. Sì, per il momento basta, ora passo la parola ai colleghi dell'opposizione. Lopez, tocca a te. Bene, grazie consigliere Gianelli. Consigliere Sperotto, prego. Solo due veloci chiarimenti. Solo oggi, cioè solo ovviamente dopo le sedute della Commissione abbiamo potuto leggere il parere dell'Avvocatura Comunale in ordine appunto al nodo più diciamo sostanziale delle riserve regionali, cioè sulla legittimità o meno di questo provvedimento. Però il parere, questo parere riguarda solo una riserva, cioè in merito alla riserva 7A, dove non leggo che sia stata recepita, c'è solo richiamo ovviamente al rapporto ambientale, quindi voi la ritenete recepita o la ritenete comunque superata attraverso la redazione del rapporto ambientale? Questa è la prima domanda. E in ordine poi ai diritti volumetrici, in commissione era emerso, come sollevato diversi consiglieri, la questione tributaria fiscale che inciderà sia su, ovviamente su chi acquisterà o chi ovviamente deterrà, possiederà questi diritti volumetrici, quale sarà quindi la tassazione che dovranno subire queste persone, anche i nostri cittadini, e se c'è un parere tributario in ordine alla tassazione dei diritti volumetrici, se era stato acquisito l'amministrazione oppure no, perché questo sarà credo motivo di ovviamente una cosa non indifferente, e questo piano andrà a incidere ovviamente anche sulle tasche dei cittadini o degli operatori che dovranno poi commercializzare, acquisire questi diritti. Intanto mi fermo qui, grazie. Grazie, grazie consigliere Sperotto. Consigliere Lo Perfido, prego. Grazie Presidente. Quando abbiamo iniziato la discussione abbiamo affrontato il tema del parere in merito alle modalità di esame e votazione da parte del Consiglio delle osservazioni dei privati al piano ed effetti nel caso di mancato raggiungimento del quorum sulla proposta tecnica dell'amministrazione comunale. Al di là del fatto che la risposta non ci ha soddisfatto, ma questo ovviamente non scalfirà la vostra certezza di andare avanti sempre sulla strada della giustezza e della correttezza, avete citato l'articolo avete citato la legge regionale 5 del 2007, in cui al punto 15 dell'articolo 63 bis dicono: qualora siano state formulate riserve della giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio Comunale si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. Però poi c'è anche un altro punto che dice
che la riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3 lettera A, ovvero le intese di cui al comma 13 non siano state raggiunte, non siano raggiunte. Ora, dopo aver visto praticamente quanti sono 32 fogli fronte retro di riserve da parte della Regione, alcune accolte senza alcun tipo di problema e anche in modo condivisibile da parte dell'amministrazione comunale, nel momento in cui in queste riserve espresse dalla Regione ci si è soffermati praticamente in un terzo delle riserve, sono praticamente concentrate sul obiettivi e sulle strategie del piano, e in cui questa amministrazione è dovuta intervenire per, come dice la risposta data, si recepisce la riserva regionale e si modificano gli elaborati relativi alla componente strutturale del piano regolatore, apportando le seguenti integrazioni: adeguamento delle tavole, riorganizzazione degli obiettivi e strategie di piano e la loro esplicitazione nell'elaborato, riorganizzazione della relazione generale per la parte riguardante la componente strutturale nelle seguenti componenti territoriali: scala intercomunale, scala metacomunale, scala comunale e subcomunale. Praticamente è stato rivisto tutto. Io mi chiedo, e qua chiedo un'interpretazione autentica da parte del segretario, se questo Consiglio Comunale, invece di approvare, debba riadottare questo piano, visto che la riadozione, e riprendo la legge regionale, la riadozione è comunque necessaria quando le modifiche siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie, cosa che è stata puntualmente fatta e anche citata nelle risposte date da questa amministrazione alle riserve regionali. Quindi chiedo, in seguito a quanto avvenuto e quanto risposto da parte dell'amministrazione, se invece di procedere all'approvazione del piano, questa amministrazione, questo Consiglio Comunale, debba procedere alla riadozione, visto appunto le modifiche sostanziali fatte da parte dell'amministrazione comunale, della giunta comunale, nel recepire le forti riserve regionali espresse riguardanti gli obiettivi e le strategie. Grazie consigliere. Consigliere Freschi, prego. Grazie presidente. Riprendo solo rapidissimamente il concetto a cui si faceva riferimento il consigliere Sperotto prima. L'avevamo sollevato in commissione e avremo bisogno di un chiarimento proprio dal punto di vista della normativa fiscale. Se nel momento in cui un diritto viene acquisito e certificato è il momento in cui scatta anche un meccanismo di tipo fiscale, oppure se è il momento della compravendita del diritto che fa nascere questo requisito. Perché ci eravamo posti il problema se ad esempio nel momento in cui si va a compilare una scheda ISAE, nella parte del patrimonio devono essere considerati anche i diritti, cioè costituiscono patrimonio, per cui questa era quella che avevamo sollevato in commissione. Siccome mi è stata rivolta la domanda anche da alcuni cittadini, ritengo opportuno che questa parte, visto che abbiamo parlato prima di regolamento, venga in qualche modo chiarita nelle repliche, insomma, da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. Altre richieste di chiarimenti? Consigliere Perfido ha un altro chiarimento? Consigliere Giannelli? Sì, prego. Scusi, mi ero dimenticato, mi ero fatto un appunto prima. La riserva 1335
zona delle, dove si, anche si riferisce alla zona degli insediamenti industriali e artigianali esistente, vorrei sapere come, che tipo di attuazione è prevista e gli indici di utilizzazione fondiaria, se può essere, come avevamo richiesto, portato al 40%, e per quanto riguarda la dotazione minima di parcheggi, siccome sono zone dove, diciamo, in ambiti molto comodi, molto larghi, se poteva essere ridotto l'area per i parcheggi per gli addetti. Perché era un po'... E poi, sempre all'articolo 1338, sul discorso della protezione, ambito di tutela del tracciato della Ponte Bana, come avevate risolto, non l'ho capito onestamente dalla risposta, i problemi della criticità ambientali. In più, 1339, il vincolo, mi riferisco al vincolo paesaggistico. I vincoli paesaggistici che introducete, su quali corsi d'acqua sono, a quali corsi d'acqua sono riferiti? Basta, scusate, ma avevo dimenticato queste pagine. Ah, Presidente, quando è che riprende la seduta? E finisce? No, ma adesso che ora finisce? Sì, sono okay. Le 12.50. No. Quindi le risposte... No, vediamo se ci sono ancora richieste di chiarimenti. Sì. Ok, comunque le risposte ce le date il pomeriggio. Passiamo al pomeriggio per le risposte, okay. Credo. Sì. Consigliere Lo Perfido, prego. Grazie, Presidente. Un altro chiarimento è per quanto riguarda la riapertura dei termini che è stata concessa per quanto riguarda alcune osservazioni. Come c'è scritto sia sulla come c'è scritto anche qua sulla delibera, la deliberazione di adozione del piano e gli elaborati e la stessa allegati sono stati depositati presso la segreteria per la durata di 30 giorni effettivi, affinché chiunque potesse prendere in visione ed eventualmente presentare osservazione ed opposizione allo strumento urbanistico stesso. Dall'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio dal 5 agosto al 18 settembre compreso e sul sito web istituzionale del Comune di Pordenone. Le osservazioni sono state presentate fino al 21 di settembre. Dopodiché è stata riaperta una finestra per quanto riguarda integrazioni ed anche per quanto riguarda aspetti che ce n'era una in particolare. Addirittura con doppie integrazioni. Mentre nel frattempo alcune osservazioni non sono state accettate in quanto presentate fuori tempo massimo. Se non erro, dovrebbe essere il Consiglio Comunale a dover stabilire quali sono le motivazioni che possano consentire o meno di presentare integrazioni fuori tempo massimo. A memoria, il Consiglio Comunale non si è espresso su questo argomento e quindi, se per caso ci sono stati atti ufficiali che hanno decretato la riapertura della tempistica entro la quale presentare integrazioni e osservazioni, visto che alcune sono state presentate anche a gennaio, integrate il 21 gennaio, vedo qui per esempio,
chiedo quale sia stato l'atto che è intervenuto per disciplinare su questo punto. Grazie. Grazie consigliere Lo Perfido. Me l'ha fatta venire in mente l'ottimo Lopez. Volevo sapere se per caso avete preso in esame o prenderete in esame richieste di osservazioni pervenute anche recentemente, anche la scorsa settimana, faccio per dire. Va bene. Altre richieste di chiarimenti? Non ci sono altre richieste, pertanto dal momento che sono le 12.54, mancano 6 minuti alla scadenza, sì, andiamo al pomeriggio per le risposte, ovviamente alle 14.30. Anticipiamo di 6 minuti. Che cosa, l'inizio? Sì. Basterebbe iniziare alle 14.30. No. Bene, allora sospendo i lavori riprenderanno alle 14.30. Potete lasciare anche gli strumenti o comunque la documentazione perché l'aula verrà chiusa.